Trafic di Garnier. Tu che accendi la TV, ora che telecomandi tu, se vorrai un sorriso volà, posandosi leggero su quello che vuoi tu. Siamo tristi, siamo particolarmente tristi. Per l'ultima volta il pubblico della Bussola è qui, caldo come sempre, per assistere, ahimè, all'ultima puntata di Aria Fresca. Beh, sì, che ci volete fare? Le cose belle hanno un inizio e una fine, Aria Fresca ha avuto un inizio, ma ahimè anche una fine. Ma sarà un'ultima puntata esaltante, scoppiettante, come sempre del resto. E il pubblico è già pronto, dicevo, la bussola è sufficientemente calda, il pubblico è sì caloroso che si fa la sigla da solo. Vai! Voglio un po' d'aria fresca, voglio entrare dentro la TV. Bene, voce più forte. Qui la storia è sempre uguale, chi l'ha visto è strano amore, scommettiamo che non bene così più. Forte. Ridi, che ci vuoi fare se non ci ridi solo. Ancora più forte. Ridi, lo sputa il sole se non ridi tu. Attenzione, sulle mani, sì sì sì, sulle mani, sì sì sì, sulle mani, sì sì sì. Voce. Voglio un poco d'aria fresca, spalanchiamo una finestra, ci vediamo dentro la TV. Dacci un poco d'aria fresca, ragioniamo con la testa, non guardiamo quello che vuoi tu. Ridi, che ci vuoi fare se non ci ridi su. Oro. Siamo tristi. Ultimo appuntamento con Aria Fresca dalla Bussola di Focetta, tempio della musica e del divertimento, questo locale storico che è tornato a risplendere alla grande nelle televisioni di tutta Italia con Aria Fresca, prima su Video Music e adesso da due settimane su TMC. Questa è la seconda puntata su TMC, però realmente è la 18ª puntata trasmessa di Aria Fresca. Poi ci saranno altre due puntate di Aria Fresca, il meglio di, o diciamola anche the best of. Comunque ufficialmente questa è l'ultima puntata della Bussola. Allora, come d'obbligo, come in ogni trasmissione che si rispetti, il primo vero ringraziamento dobbiamo farlo al pubblico italiano e al pubblico che è venuto qua alla Bussola ogni martedì sera e che ci ha dato un supporto, un calore, insomma, la marcia in più che Aria Fresca ha dimostrato di avere. Grazie. Grazie. Ma non voglio trionfalismi, voglio che sia una, non deve essere una puntata autocelebrativa. We are the champions. No. Deve essere una puntata normale come tutte le altre, tranquilla, nella quale comunque vi stupiremo molte volte con bellissime cose tipo questa. Lo so che vi stupisco ogni volta, nei migliori ma anche nei peggiori negozi di dischi, il CD di Aria Fresca con tutte le canzoni di Mario il Bagnino, del PR, eccetera, eccetera. E poi guardate un po', su Sorrisi e Canzoni di questa settimana vado a leggere che tra le trasmissioni che potrete votare c'è anche Aria Fresca. Quindi, a buon intenditore, poche parole! No, il bello è, mi fa ridere... Sentite, vi dico solo alcune trasmissioni nostre concorrenti. Allora, tipo Bravissima, Beato tra le donne, poi Casa Castagna, Festival Bar, Il Quizzone, Il Laureato, Il Luna Park. Obiettivamente voi siete un po' troppo di parte, Proprio detto così. Comunque ci troviamo di fronte a dei colossi. Ne so, magari qualche un gattino, proprio il baffetto, qualcosina, chissà, hai visto mai? Siamo seri, iniziamo, la Sardegna non è poi così lontana, è talmente vicina che Gavino anche questa settimana ha preso l'aereo ed è arrivato zac qua. Gavino! Bravo, bravo, veramente, guarda, buonasera, Gavino, bravi, bravo. No, guarda. Gavino, Bravino. Allora. Prosciutto, ne vuoi? No, Gavino, non incominciare. Agnello, ne vuoi? No,
Carta musica ne vuoi? No. Ma che cazzo vuoi? Niente, veramente. No. Oh. Mai niente. L'ultima puntata, un po' di contegno, per cortesia. Allora. Guardi, Sardegna, allora, io veramente sono venuto qua, sono felice, una notizia subito veramente allegra. Vai, in Sardegna subito. Un mio amico ha battuto il record d'apnea, è stato sott'acqua per 2 giorni. Oh là, lo metteranno nel Guinness dei primati? Allora. No, domani funerali. Sono funerali domani mattina, sto scherzando, è una battuta. L'ultima puntata, guardi, l'ultima puntata. Io sto cercando ultimamente perché io lo sa che io sto, quando sto davanti al televisore mi metto sempre una benda nell'occhio. Cioè davanti al televisore con una benda nell'occhio, perché? Per vedere le cassette pirata, giustamente io mi metto una benda nell'occhio. Però questa è una battutina tanto per dire, per sdrammatizzare questa cosa tremenda della mucca pazza. Non è vero? Ah, la mucca pazza! In Sardegna abbiamo delle mucche qua veramente proprio lavoratrici, ne ho una io. Ne ho una io che veramente si dà da fare, vuol dare una mano a noi. Mm. Ci dà così una mano, veramente. Io penso quando la vado a mungere, gli tengo le tette e lei va su e giù da sola. Ve lo giuro! Bravo! C'è questo problema! Allora, ne vuoi? Carta musica, no! C'è questo problema allora della mucca pazza? Cioè, francamente c'è questo problema della mucca pazza, tanto è vero che c'è questo amico mio che ha proprio a Cucu Disney una macelleria solo di carne che viene dall'Inghilterra. Allora come ha fatto? E allora ha fatto queste promozioni e ha creato questo gioco. Praticamente chi prende 10 kg di carne inglese le viene regalato una camicia. Di cotone, di sé? No, di forza, una camicia di forza, che poi si impazzisce. Però, questo per... bravo, Dizia! Bravo, queste battutacce ignobili! Esattamente, io ho il dubbio... Basta! Una sorpresa, anche per gli amici della bussola qua, carissimo Carlo Conti, l'ho portato con lei, questa ragazzina che viene dal mio paese vicino, Florinas, che è in Sardegna, che è Cucuredo, lo sapete tutti, viene da un paese in provincia di Gentile, Cabrini, Scirea, ed è un paese... È un paese veramente pieno di belle ragazze. Allora, io le ho portato la più bella di tutte. Beh, vediamo, con lei che come si chiama? Gavinedda. Ah. Gavinedda, vieni Gavinedda. Aio. Allora. Scusi un attimo, ho dei problemi perché lo sapevo io, lo sapevo. Gavinedda! Oltre che essere sarda è anche sorda. Gavinedda, vieni qua. Cosa vieni qua? Aio. Ballo sardo, ballo sardo. Buonasera. Te l'ho detto che fa schifo, te l'ho detto che fa schifo. È un ragazzo che fa schifo, comunque. Posso dire una cosa? Sì. No, non puoi dire niente. Guardi che ha avuto delle esperienze. È una ragazza che c'ha tutto ciò che un uomo può desiderare. Bene. I baffi, la barba, i peli sul collo. Ma posso dire una cosa? No, non puoi dire niente. Aspetta un attimo, capito? Io apri se te l'ho. Ho capito. È stata anche sposata, ha avuto un'esperienza brutta con un gay. Si è sposata con un. Solo che non lo sapeva, ha avuto dei problemi, si è sposata con un gay che veramente la prima notte lei si è tolta il vestito da sposa, se l'è messo lui e non si è visto più. Sì, ma comunque, ma posso dire una cosa, posso dire. Adesso la dice. Allora, perché non voglio... che mi vuol dire? Aspetta. Perché non voglio dire quella brutta esperienza che hai avuto con quel pompiere che quando avevi brucioni di stomaco usava l'estintore. Però adesso voglio che tu gli dica quella cosa da innamorata. Io spero che non sia una delle solite frasi sarde sue. No, ci mancherebbe. Non gli dire le solite cose sarde, cose che... Mi raccomando. Adesso io ti lascio lo spazio. Su, Gavinetta, una cosa originale, vai. Diglielo pure. Questo ne vuoi, Agnello ne vuoi, carta musica ne vuoi. Non vuole niente, che cazzo vuoi? Niente, via, via. Adesso l'hai profanato. Adesso te la sposo, hai capito? Dove sei? Guarda, voglio salutare subito... Voglio salutare da questa parte un mito accompagnato da un altro mito, è il grande Freddy the Flying Dutchman, Federico l'Olandese Volante, con Enrico Tagliaferri, RTL 102.5, mitici, ma non posso non salutare un altro mito che è da questa parte. Devo dirvi che qualche tempo fa, all'inizio dell'avventura di Aria Fresca, lui è venuto a trovarci e ha detto che Aria Fresca sarebbe andata molto bene. In effetti lui l'aveva visto, se lo sentiva, se l'era immaginato. Solange, grazie. Bene, bene, bene. Allora, grazie. Poi saluteremo anche tutti gli altri amici che ci sono venuti a trovare, perché questa, vi dicevo, che è una puntata piena di sorprese, piena di cose divertenti. Simone, vieni.
Simone, non ti mettere le dita nel naso. C'è roba! Lascia fare, vieni qua. Vieni. Cosa, Simone? Senti, Simone. Cosa fai? Sono andato. Fa. E no, Simone! Senti. Sono andato, sì. sono andato con il mio papà, con la mia mamma. Sì, sai dove? E siamo andati alla messa della Domenica delle Palme. E perché c'hai due ramoscelli? Perché c'è la par condicio. E allora? L'ulivo e Polo per vedere tutte e due. Perché il Polo. Ciao Simone. Me lo regalo, me lo regalo. Allora, bravo, comunque meno male che sei andato alla messa, bravo, molto bene. Sono alla messa. Bravo. Lo sai lì? Cosa sei? Non ti mettere le dita. Lo sai che la maestra mi ha fatto male parecchio. Lo sai che la maestra non mi ha detto per fare i compiti a casa di fare una poesia. Oh, e tu l'hai fatta? Sì, te la puoi vedere? Vedere, me la farai sentire. Che poesia è? È una poesia in versi. Ora tu poi te la scrivi quel pochino. Fare in versacci tu che versi. Simone! Senti, ciao Simone! Ho capito, hanno capito tutti che sei Simone, ormai ti conosco. Lo sai che te l'ho saputo che andando alla messa che c'è il Simone. Lo sai, ho saputo che il mio prete gli calpa le donne. Oh! Davvero? L'ho detto, in questo periodo di festa bisogna passarle con Letizia. Ciao Simone! Con te è possibile, Senti, te l'hanno regalato l'uovo? Mi hanno regalato l'uovo, l'ho aperto, gli ho dato un cazzotto, indovina che c'era dentro? Che hai trovato? Un pomorente! Perché era un pomorente! Bravo. Senti... No, Carlo, te sì. Ne ho portato uno, te ne ho Ah, guarda che bello, mi hai portato l'uovo a me? Oh! Mi hai portato l'uovo a me? Oh! Se no, ho portato un uovino per te. Grazie. Ma dammelo, me lo dai o non me lo dai? Ma fa somiglia parecchio. Come fa somiglia parecchio? Queste allusioni per il colore della mia pelle, oh! Carlino! Oh! Ma te, no? Sì. 9 mesi fa, tu non mi hai avuto un rapporto con una gallina. Delle volte bisogna sapere. Senti, gallina, grazie. Ma invece e di... questo l'ho portato per Giovanni. Zitti, si fa un osso, zitti, ora un minuto. Hai portato l'uovo per Giovanni? Bravo. Cosa dire, un uovo, dopo te te lo chiami, no? Sì. Lui, so Simone. Lo so, lo sanno tutti. Lui viene fuori, dopo sì. Lui lo apre e questo c'è l'esplosivo, scoppia. Ah, hai fatto lo scherzo? Cioè, l'uovo esplosivo? Davvero? Chiamalo, te lo do io, però. Vabbè, chiamo Giovanni. Dai a Giovanni l'uovo esplosivo? Davvero. Vabbè, lo chiamo? Chiamalo. Guarda se ti parte il braccio e mi prendi in piedi. Giovanni! Lui lo apre quel coso, lui dopo lo apre e questo coso. Giovanni, ti ha portato l'uovo, Simone? Ogni quanto lo fanno l'indito le aquile lassù. Non scherziamo col fuoco. Senti, ora quando l'ho perché ti ho portato un regalino. Allora?
Io ne avevo comprati due uguali. Sì. E allora? Uno l'ha preso lui. Sì. Quell'altro? Il mio nonno. Allora invertito. Dammi guantone. Comunque no, non mi butti sulle mani. Butti sulle mani perché io ho il guanto che questo qui te lo gonfi e io ti do un cazzotto di viso che dopo... Bravo. Oh, allora? Ma si gonfia ma non si allunga mia. Tenetelo letto, tenetelo letto. Allora, dopo Simone è il momento del nostro, perché se Aria Fresca esiste, se Aria Fresca ha avuto così tanto successo, lo dobbiamo al nostro unico, insostituibile sponsor. 1, 2, 3. Momento Sasha! Sasha è in modo di essere. Sì, sulle mani, sulle mani! Eccolo, l'abbigliamento più giusto ai prezzi più competitivi. Ricordate che Sasha è modo di essere. Sasha, sono tanti punti vendita in tutta Italia dove trovate le collezioni più simpatiche, più colorate, ai prezzi più competitivi. Proprio sabato scorso si è aperto a Roma il grande nuovissimo negozio Sasha a Roma, appunto nel Viale Libia. Sono tantissimi punti vendita in Italia, vedete, con tanti colori, tante proposte. Comunque voi siate Sasha Viveste. Se volete saperne di più c'è un numero di telefono 055 88 25 640 per sapere di più sul grande mondo Sash, anche un numero che potete utilizzare per sapere dei prodotti Sash e dei prodotti Aria Fresca Sash, dagli orologi alle magliette ai cappellini. Beh, là dove non c'è il negozio Sash comunque potete trovare i prodotti con questo numero telefonico. Vi voglio presentare ad uno i nostri tipini di questa sera. Daniele. Massimo. Tania. Tania 2 la vendetta. Irina. John. Leo. Barbara. Antonella. Carlotta. Mi sono dimenticato di nessuno? Di loro due, poverine. Emanuela. Olivia, grazie, sono stati con noi per queste settimane. Ricordate di correre spesso nei punti vendita Sash perché sono riforniti quasi quotidianamente e, attenzione, ai prezzi più competitivi. Già dallo scorso anno c'è una sorpresa perché Sash veste Miss Italia. E allora, anche quest'anno questo abbinamento, prepariamoci ad accogliere l'ospite di questa sera, perché stasera ad Aria Fresca, nel momento Sash, con lei che è vestita Sash, ovvero Miss Italia 1995, Anna Valle! Eccola qua! Miss Italia 1995! Anna! Allora, io ringrazio i nostri ragazzi, grazie a Sash, moda di essere, grazie! Parliamo di Sash, Sash veste anche Anna, Sì, veste anche me da 27 mesi, da quando sei stata Miss Italia. Allora, Miss Italia... Deve essere anche dopo, però. Certamente, figuriamoci. Perché ormai li ho provati, poi sono diventata amica della Sasha, quindi... Senti, Anna, ormai sei quasi al giro di boa, fa molto caldo, ma tu sei già stata qui alla Bussola, sì, ad Aria Fresca, sì, quest'estate. Verso ottobre, sì. Ma il clima è sempre questo, no? Sì, sì. Noi siamo cresciuti... Oggi c'è tantissima gente, vedo che avete fatto il pienone, ma siete in gamba, veramente, vi devo fare grazie. Complimenti. Anche lei, vero? Anche lei è in gamba. Si accomodi con noi, che poi la richiameremo sul finale. Miss Italia 1995. Anna Valle, fate un po' di spazio a lei che così si può sistemare, come direbbe qualcuno di mia conoscenza, mezzo a voi. È il momento di ritemprare l'anima e lo spirito, perché è giusto dedicare anche qualche momento ad un religioso silenzio che arriverà adesso alla Bussola. Ogni trasmissione ha il suo bel prelato o la sua bella suora, noi non potevamo essere da meno. Don Lurio! Carlino! Ciao! Eccoci! Guagli uncilli miei! Io voglio bene veramente a tutti quanti! Però io sono qua per dirvi una cosa, che lui c'è, è certo, ma detto fra di noi, ce lo vogliamo dire, nella sua perfezione, qualche sbaglio l'ha fatto! Il corpo umano l'ha sbagliato! Una cosa per tutti, la cellulite! Io mi chiedo, ma c'era bisogno di fare sta cellulite? Chi gliel'avrebbe mai chiesta? Secondo me l'ha fatto per un solo motivo, per accontentare Lambertucci, guardate che... È così!
Che non so voi, ma io guardo la Bertucci in TV, ma fa venire la cellulite pure al telecomando, proprio vedi che è brutto. E chi ha fatto la cistifellea? Io mi domando, ma c'era bisogno di fare sta cistifellea? Chi gliel'avrebbe mai chiesta? Secondo me la cistifellea è come la Fiat Duna. Tutti sanno che c'è, ma nessuno l'ha mai vista. È così. Alcune cose belle gli sono venute. Il sedere è una bella invenzione. Ma io dico, ma perché alle donne gliel'ha fatto così dietro, nascosto? Che ogni volta gli uomini per guardarlo sanno a far venire certi torcicolli che sta maniera, che e le ascelle, ti pare quello un posto dove mettere le ascelle? Si vede che non ha mai preso un pullman alle 8 del mattino affollato. È così, ce la fate. Che poi, a proposito di ascelle, io non so se le file, non so se lui è stato a inventare le file, quelle alle poste, alle banche, ma se c'è una cosa che io non sopporto sono le file. Ma non è che non sopporto la fila mia, io non sopporto la fila accanto. Perché ci avete mai fatto caso? La fila accanto va sempre più veloce, guarda che una cosa. Ma dico, come si può fare? Io me le conto pure le persone, dicono là sono 5, qua sono 3, che soffessimo mette qua. Niente, la fila accanto scorre che è una bellezza. Alcuni vanno così veloce che ci hanno vicino pure caschi e la cintura di sicurezza allacciata. È così. Siamo. Anche perché nelle file che fai incontri sempre gli amici che non vedi da un sacco di tempo. Io non sopporto gli amici che non vedi da un sacco di tempo e la prima cosa che ti dicono è: Don Lurio, ma che hai fatto? Come ti sei ingrassata? Che a te ti viene voglia di rispondere: scusa, ma chi l'ha chiesto niente? C'è pazienza. A parte il fatto che l'ultima volta che ci siamo visti è stato 18 anni fa, potevo mai restare dietro per te, me la fanno fiorente. E poi gli amici, quelli che ti vogliono portare a cena loro, per me capitare, dove vuoi andare a mangiare tu? Io so un posto dove non ci va nessuno, che ti fanno fare chilometri, che poi arrivati in questo posto, è bello che lo dicono proprio al proprietario del ristorante, dicono: ah, come si sta bene qua? Io ci vengo proprio perché non ci viene nessuno. Co proprietario pensa: scusa, ma purtroppo sfiga tua, c'è pazienza, che io ci vado, ecco sì. Poi è logico, lui dice che dobbiamo volerci bene tutti come fratelli, ma no, è naturale che poi uno si chiude a riccio, diventa un porcospino cattivo. Ecco, il porcospino dimostra tutta la sua grandezza. Il porcospino gli è venuto benissimo. No, brutto è brutto, però sta sempre bene saluto. Porcospino non tiene mai un mal di testa, non soffre mai di fegato. E grazie, chi lo sicuro sempre con l'agopuntura, voglio dire che il perché. E il canguro. E il canguro è l'animale che gli è venuto bello, perfetto, l'ha fatto con l'optional davanti, il marsupio. Ma io dico, nella tua grandezza, ci hai fatto marsupio e poi ti scordate fa chiusura lampacop. Ogni volta che zomba mamma vedi che si perde i piccirilli, le carte di credito. Yam, perfettissimo. Comunque, pure se lui non è perfettissimo, io ci tengo assai e ogni giorno faccio la mia buona azione quotidiana. Voi vi chiedete qual è la buona azione? Ma faccio lavare tutti i giorni ai semafori i vetri dagli extracomunitari. Addo sta buona azione? E che mica tenga macchine, tengo solo motorine. E mi manca pure un parabrezza. Certi sciamba che non verica. È così. Don Lurio! Uccelli! Vai, Don Lurio, vai! Mitico. Mitico, fa caldo, devo dire che fa caldo, comincia a fare molto caldo. Beh, noi andiamo avanti tranquilli in questa puntata della... Caldo! Signora Achille, guardi, butti giù la sua ascella killer. L'ascella killer? No, da killer, ho detto killer perché è terribile. Allora, lei non può, non deve, gliel'ho già detto, da 17 settimane a questa parte, sì, entrare in questa trasmissione. Perché? Fuori, c'è un cartello, wanted, alt, dietro, fa, via!
Come ha fatto a entrare? Guardi, là c'è questo cartello. Io ho letto tutto meno che via. Giuro, eh. Faccia poco lo spirito. Un giorno, guarda, un giorno che ci fate, un giorno che... Un giorno. Allora lei per cortesia, perlomeno l'ultima puntata. Cano! Sì. Veglio, sì. Vita sveglio. Va bene, stia tranquillo. Veglio, basta. Ho detto lei perlomeno l'ultima puntata, non mi dica che vuole uccidere un animale. Veglio. Mi dica, non vuole uccidere un animale, vero? Uno sì. Vuole catturare un animalino? No, proprio ammazzere. Allora sentiamo qual è. Un gambero, caro. Gambero. Come si fa a prendere un gambero? Ammazzare. Allora ammazzare un gambero, poveraccio. Si ammazza il gambero. Sì. Si va dentro il cespuglio e poi si fa uno piatto. Cioè, all'incontrario? Il gambero va lì indietro, sennò... Come fai a pegare, no? E dopo, alla grande, due, alla grande, alla grande. Con questo... Allora, anche lui, gioco. Con questo lei si è giocato. Basta! Con questo lei si è giocato. Se io dico basta, parlo arabo? Però quasi, eh! Il colore, più che altro il colore che ci vede! Che altro il colore che ci vede! Colore! Allora, cosa, no, vada via. Cosa vuol fare? No, posso raccontare una barzelletta? Allora va bene, racconti la barzelletta, però poi sparisce. Va bene? Come Silva. Sì, esatto. Vada. Allora, forza la barzelletta. Barzelletta stupenda, eh? È bella. È bellissima. È nuova, nuova. È nuova di cecca. Forza. Allora, sentiamo. Allora, uno, due, silenzio. Due temi. Barzellettina. Allora, c'è un francese. È nuova, me lo immagino. Francese, un americano e un italiano, no? E ci devono buttare un aeroplano che apre per ultimo paracadute. È bellina. È bellissima, c'è un finale stupendo. Vai, allora. Allora, a parte il francese si mette a 5.000 metri, mica scherzi. Si mette il paracadute e fa il francese. Per primo, no? Fa. Je vais, je! Che vuol dire? Vo prima io. Je vais, je. Je vais, je. Si butta il francese, passa un minuto, due minuti, tre minuti, arriva quasi a 100 metri da terra e tutti, apio, apio! L'aeroplano, no? Apio! E lui, oh, l'aeroplano! Puff, l'ape. E si sa. E tutti, oh, la grande! E l'italiano, e l'italiano faceva. Che vuol dire? Lo prendo di tacco. Ah. Prendo di tacco. Allora. Allora poi si butta l'americano. L'americano che fa? Fa. Come fa? L'americano si mette il paracadute e fa. Go! Fa go! Che posso dire? Sì. Go! Catch! E si butta. No? Ah, va bene. In americano. Va bene, in americano. Vuol dire gatto, sì che. Go catch! Si butta. Allora, Un minuto e mezzo, due minuti e mezzo, tre qualcosa, arriva quasi a 100, poi scende e tutti. Ah, via! Lui con calma, arriva 80 metri, nulla, 50 l'ape. Oh! E tutti, ma l'ha fatto alla grande l'italiano. Sempre il tacco, l'italiano. Prendo il tacco alla tocca grande. All'italiano. Tocca all'italiano. Non ho detto tocca all'italiano, tocca all'italiano. Anche perché mi sarei sbagliato. No. Allora, tocca all'italiano. Voi non ridete. Alla grande, uno, due, due. Allora, non ridete su queste cose. Allora, forza, andiamo. Fa l'italiano, si mette il paracadute in italiano, no? Sì. La grande, il paracadute in italiano e fa. Vado io. Fa, no? Questo. To the ground. Vabbè, fa capire l'americano. Sì, vabbè, vabbè. Fa capire l'americano. La grande. E si butta. Minuto e mezzo, due, un finale stupendo. Tre, quattro minuti, un finale caldo. Vai. Quattro minuti, cinque minuti, arriva a 50 metri da terra e tutti, apilo, pericoloso, hai già vinto. 40 metri, apilo, 30 metri, apilo, hai già vinto. 10, hai già vinto, vai. In terra, no? Allora, non è finita, anche se fa dire ora, ma non è finita. Allora si fermano, scendono con l'aeroplano, no? Alla grande, e vanno a vedere un finale stupendo. Vai. Prendono, vero. Prendono la jeep, vanno a vedere, arrivano lì e lo trovano tutto il piaccicato in terra. Poi ce n'è un'altra, invece, un'altra barzelletta che parla. Uno, due! Alla grande! Senta Fudella! Via! Via! Cosa c'è scritto qui? Guardatelo, guarda. No, tira, dammi vedere. Dammi questo cartello. Guardate, vedete, cosa c'è scritto qua? Com'è vero? Linea alla regia, pubblicità, un istante e saremo ancora qua. Ho fatto anche la rima, va stasera, Ale.
veramente. Un mito. Eccoci ancora dalla bussola di vocette. Eccoci qua. Allora, puntata numero 18, quasi alla conclusione del programma. Ma riprendiamo il nostro percorso perché abbiamo voluto, sì, essere in discoteca, divertirci. E allora a tale proposito vedo qua, proprio mischiato tra i giovani, uno dei più grandi giornalisti italiani. Un giornalista forte di penna, e in penna e in video, che tra l'altro ha scritto qualche giorno fa delle parole splendide su Aria Fresca, su un quotidiano che è il Tirreno. Ha scritto delle cose bellissime anche per quello che Aria Fresca sta rappresentando per i giovani. Io voglio sperare, ma... di più, che solo il 10% di ciò che Romano ha scritto sia vero. Per me già sarebbe tantissimo. Immaginatevi un po' voi. Romano Battaglia, grazie. Guardate, è qui in mezzo a loro. Dicevo, proprio perché Aria Fresca è dei giovani, si svolge in una discoteca, noi abbiamo voluto anche conoscere meglio il mondo dei giovani e non abbiamo certo lasciato perdere un'occasione meravigliosa, quella di far parlare è lei, è una delle protagoniste delle discoteche, la ragazza sul cubo, Katia! Stasera, guarda. E chi la dice? Katia! Amore, Katia. Come sarai? Come stai ad ammorsi? Non fa così, dai. Ferma. Cosa c'hai qui? Coperta? No, mi sono messa questa coperta perché ormai sono su tutti i giornali, no? C'ho tutte le foto su tutti i giornali. Sono diventata una ragazza a copertina. Sì, ora... Ho fatto la mattina! Non ti... Aspetta un attimo, non ti montare la testa adesso. E chi se ne frega se mi monto la testa? C'ho la sella, sto più comoda. Levati. Per guarda le staffe. Vieni qui, dai. Amore. Katia, la nostra ballerina sui cubi. Amore, vieni. Come sarai da ammazzi? No, non mi fai così. Stai ferma. Levati. Ferma. Allora. C'è un lavoro io qui. Ferma. Allora. Sono furbissima. Non si fa neanche male. Allora, Katia, ricordiamo la ragazza sul cubo, tra un po' si sposerà, ma vogliamo raccontare anche ai nostri nuovi amici di TMC questa meravigliosa storia d'amore con il mitico Renzino, nata in quel di Scandicci, il luogo. Sì, come sanno tutti, Renzino siamo di Scandicci, posso salutare Scandicci? Ah! No, sai, maniaci a Scandicci. No, insomma, si sa che a Scandicci nel periodo della nostra adolescenza c'era Cicci, il mostro di Scandicci, che era quello che colpiva le coppiette in macchina, no? Fra una merenda e quell'altra. Vabbè, allora il Renzino già allora, nell'adolescenza, aveva questa fissazione. Sì, lo voleva fare in macchina perché se eccitava vedeva tondolare l'Arbo Magique, no? Aveva questo particolare. Una giardinetta la macchina, chiaramente. Allora, perché ci si aveva paura di questo mostro, ci si era organizzato con altre coppie e ci si ritrovava tutti insieme a piazzale Michelangelo con la macchina, no? Sì, sì. E insieme ci si proteggeva, ma ci si rompeva anche un po', ragazzi. Sembrava di stare in un condominio. Chi ululava da una parte, mugolava da quell'altra. Io ogni tanto mi affacciavo il finestrino e dicevo: ma allora, ma che stai zitti, si può dormire qui dentro? Perché il Renzino più che dormire, vero? Ma allora noi, per proteggere questa nostra intimità, diciamo che si metteva dei giornali sopra i finestrini. Ora, io avevo paura di questo mostro e stavo lì con gli occhi spalancati. O gli occhi mi ascava sempre sul giornale, sulla pagina dei necrologi, dove chiaramente immaginavo finissi il giorno dopo il mio nome. Ma me lo vedevo di già questo necrologio. Il condominio di piazzale Michelangelo piange Katia, uccisa dal mostro, mentre aspettava il Renzino a combinarsi a che cosa. Ora... Dai, fra parentesi c'era anche scritto: Katia, una donna che tanto ha dato e poco ha preso. E così. E allora? Mi rivoltai verso Renzino e gli sputai la faccia. Tu. Ecco, mi metto di scusa, qua. Scusa, Carlo. No, mi dispiace, amore, scusami. Ma comunque sto da questa parte. Scusa. Sta ferma. Andiamo avanti con il racconto. Allora. Sì. Che vuoi sapere? Cosa? Che si faceva? Come facevate nell'intimità, comunque? Come se? Cioè, nell'intimità, come faceva? Di fa l'amore, è intimità. Vabbè, ora volevo... E ti vergogni, si no. Vergogna, è tenerezza. No, ma... E tu fai un lavorino, te. No, Katia! Allora, guarda, acqua esa. Ma ferma, dai, va. Di la verità. Katia! C'è un lavorino. Katia, allora, come facevate a fare l'amore? Semplicissimo, lui stava a macchina e si toccava, io stavo fuori a vedere se arrivava il mostro. Semplicissimo, proprio. Però...
Non senza far niente, no! Ma scuote la 127 giardinetta per fargli dondolare l'Argo Magic, se no si eccitava, no? Ora il problema è che Renzi non è che si eccitava solo per l'Argo Magic, ma anche all'idea che io lì fuori fossi il mostro! E mi diceva, dimmi sono il mostro, io fuori. Sono il mostro. Più forte, sono il mostro. Dopo un po' mandai via la voce e dicevo, sono il mostro. Lui non capiva, si affacciava il finestrino e mi diceva, ma che sono un mostro o travestito? Mi rivoltavo per il finestrino e mi disputavo in faccia. Cosa facevi? No, dicevo, mi rivoltavo per il finestrino e mi disputavo in faccia. Tum! No, ero allora, da quell'altra parte. Scusa, amore, ti pulisco. No, stai ferma, allora dai, andiamo avanti con la. Vabbè, allora per questo problema di urlare dalla mattina alla sera non c'avevo più voce, ho passato un'adolescenza afona. Allora un giorno, era la notte di Natale, si era tutta a cena, tutta la mia famiglia, la mia mamma aveva invitato anche il Renzino. La mia mamma mi diceva a dire, ma come cade, non è possibile che tu ci abbia più voce. Io, ma che urli dalla mattina alla sera? Sì, un poignino, ma che tu dici? Alla fine lo dissi ed io sono il mostro, ma ragazzi, non avessimo detto, a questo punto il Renzino cominciò a toccarsi un pazzo per tutta la casa e tutta la mia famiglia dietro un lavoreo. È stata l'unica notte di Natale in cui non è venuto Babbo Natale, ma il Renzino, io santo. Grazie. Comunque devo dire che finalmente questa lunga storia d'amore è arrivata al matrimonio, perché sì. Stanno per sposare. Anzi, Renzino e per Katia. Questo matrimonio vorrei ringraziare il nostro sponsor Argo Magic, che ci ha regalato un bel viaggio di nozze a Alberobello. Vabbè, poi ti volevo dire una cosa, comunque io non sono così sicura di sposarmi. Ah, ci ripensi? Sì, perché mi dispiace lasciare questo mondo dei giovani, la televisione, perché io penso di essere veramente una speranza per i giovani. Sì, perché se un giovane mi vede, pensa, se si è fatta quell'imbecille, dice, la posso fare anch'io. Grazie, Mary! Da qualche settimana ci colleghiamo con una splendida fanciulla, Laura Freddi. A te la linea, Laura. 1, 2, 3, 4. Grazie della linea, Carlo. Oggi abbiamo deciso di tenerci in forma e naturalmente di tenere in forma anche i nostri capelli. Allora voglio chiedere ai miei due amici in che occasione usano il nuovissimo Gel Spray Graphic Fix & Move. Per andare in discoteca o quando esco con la mia ragazza? Dopo lo sport, quando vado a una festa. Giusto, ma è perfetto da usare anche tutti i giorni. Graphic Gel Spray Fix & Move è l'ultima grande novità dei laboratori Garnier. È un vero gel, ma è in spray e quindi è particolarmente facile da usare. Si riconosce per la sua confezione bella, originale, trasparente ed il risultato è davvero straordinario. Capelli fissati a lungo, ma anche liberi di muoversi e di tornare in forma. È un gel adatto sia ai ragazzi che ai capelli più lunghi delle ragazze come i miei. E questo nuovo gel è davvero facile da usare perché si applica direttamente sulla ciocca da fissare, con uno spruzzo leggero e preciso per lavorare i capelli ciocca a ciocca. E ricordate tutta la linea dei prodotti Graphic, gli spray per fissare, le spume per dare volume e i gel per modellare. Tutti i prodotti giovani e innovativi per creare e personalizzare il vostro look. Insomma, ragazzi, fate come noi, rendete speciale il vostro look tutti i giorni con Graphic. 1, 2, 3, 4, a te la linea, Carlo! Grazie Laura, riprendiamo il nostro percorso, tanti amici hanno collaborato con noi, ci hanno voluto bene, li abbiamo incontrati strada facendo nel percorso di Aria Fresca, ce n'è uno in particolare che ci ha dato dei preziosi consigli, anzi, soprattutto ogni settimana ci ha consigliato amorevolmente di smettere. È un grande regista, attualmente firma una delle trasmissioni più importanti, più divertenti, più esaltanti di Rai 3, ovvero quelli che è il calcio, è Paolo Beldì, in linea con noi. Paolo! Ciao a tutti! Senti l'applauso della bussola! Paolo, mi senti bene? Benissimo. Allora, cosa dire? Grazie. Prego, ma andate in onda su Tele Monte Carlo anche. Sì, su Tele Monte Carlo. Io ho detto di smettere.
essere su Video Music, ma non di andare su Tele Monte Carlo. Ah, sì, è vero, ma sai, solo per 4 puntate, non ti preoccupare. Ah, ecco, ero già preoccupato. Allora, quali sono i consigli più importanti che ci hai dato, secondo te? Ma siete così bravi che non avete avuto bisogno di nessun consiglio. Va bene così. Va bene così. Senti, siamo stati molto antipatici? Come antipatici? No, voglio dire, noiosi. No, siete ogni tanto eccessivi, ma fa parte dello stile della trasmissione. Senti, raccontaci di te piuttosto, adesso sì. Quelli che il calcio andrà avanti fino a fine del campionato, poi? Sì, e poi ma c'è l'editore di Tele Monte Carlo Video Music che è interessato ai diritti, mi sembra. Sì. E quindi non lo so. Staremo a vedere, eh? No, ormai è sicuro. Paolo, io ti ringrazio tantissimo del tuo affetto. No, a voi di ciò che c'hai quella, a tutti quel supporto, quel consiglio talvolta ma anche figurati. Piccolo velato che ci hai dato per far crescere l'aria fresca. Ma la figurati. Bussola ti ringrazia con questo applauso. Grazie a voi. Devo dire che Paolo Beldì ci ha dato questi consigli così, questo ci tengo a dirlo, se tu sei d'accordo, solo per il gusto di darli, così, solo per il gusto di aver visto un giorno in televisione un gruppo di scalmanati che stavano facendo televisione e con l'amore che Paolo ha verso questo mezzo, il mezzo televisivo, così ha deciso, quasi quasi mi diverto a dare dei consigli. Quindi grazie ancora a Paolo Beldì e grazie a tutti gli altri che sono dietro le quinte e che ogni settimana ci hanno dato un importante aiuto nella realizzazione del nostro programma. Tra un po' vi dirò le date, perché finita questa avventura televisiva noi gireremo in lungo e in largo la nostra penisola, toccheremo tante località, tanti teatri, già stiamo girando in lungo e in largo la penisola, poi vi dirò le date, insomma trascorreremo anche un'estate nelle piazze, nelle località con aria fresca. Va bene, allora, vediamo un po', perché qua dietro c'è sempre confusione mentre io parlo? Vai! Per favore, per favore, guarda. Sto già studiando freddo. Scusa, allo Splendor, lei è qui non per fare confusione, lei non deve neanche entrare in trasmissione. Scusa, sì, va bene. Non dica. Il ragazzo gioca bene. No, non ci mettete anche voi, per favore. Il ragazzo gioca bene, il ragazzo. Scusa. Pronto chi parla? Ma che è pronto chi parla? Mezzo a voi, Morositas! Mezzo a voi! Scusa! Ora basta! Mi sto alterando! Ma che è nudo nudo? Oh, no! Oh. Mi sbaglio! Ma che mi sbaglio? State fermi! L'ultima puntata! Ma che ultima puntata? Fermi tutti! Te lo faccio vedere! No! Faccelo! No, via! No, no! Un galley, eh! No, venga qua, sorella! Per favore, venga qua! Qua! Scusa! Dove c'è la X? Non so leggere, scusa! Ah, questo segno! Forza! Allora, lei è qui per rispondere a qualche... Ma già voi, Morosita! Basta! Simo! Possiamo... Sono bellissimo forti, eh! Ah, è convinto anche! Senti. No, per favore! Basta! Basta, adesso basta! Lei si mette qui, guardi, questo è il concorrente di Cruciverba, ma... Mi sento solo! Allora venga qua, dopo va lì. Allora, una definizione al volo, poi sparisce, va bene? Una definizione al volo... Prendi la morbida! Una definizione... Posso cantare una canzone di Giorgia? Canti la canzone di Giorgia. Scusa, Sì, prego, non dica scusa. Scusa. E neanche sì sì. Scusa. Non deve dire né sì sì né scusa. Scusa. Vabbè. Strano il mio indestino. Ma che strano il mio. Una canzone di Giorgio questa qui. Guardi, la definizione, forte. Allora, scusa. Scusa. No, voi fermi. Lello.
alzi? Scusa, scusa. Allora, la definizione e poi sparisce, eh? Allora, voglio una sola al volo. Una sola al volo. Allora, orizzontale o verticale? Meridionale. Lo supponevo. La per favore. Sotto la curva. Sotto la curva. Sotto la curva. Sotto la curva. Orando sotto la curva. Senti, venga qua, Lello. La definizione velocissima. Smette qui, forza. La definizione velocissima. Allora, la. No, 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 per favore, via. Scusi, lo può vedere. Ma no, ma che? Basta, basta. Basta, basta. Sono le persiane inutili. Allora, la definizione è questa. Attenzione, la nazione più lunga. La nazione più lunga. L'Ungheria. Finiamo con questa, sì. Finiamo con questa. È simile allo scorfano. È simile allo scorfano, è simile allo scorfano! Forza poi! Forza poi! Via, via, via! Scusa, scusa, scusa! Allora, rapidissimi, linea alla regia, pubblicità, un istante, proprio un istante, poi torneremo dalla bussola di Focette per respirare aria fresca. Tra pochissimo. C'entra niente, niente, perché potrebbe essere anche un bel regalo, ecco perché mi è venuta la musichetta natalizia. Strabilia, strabiliante novità nel mondo dei computer, catena dei negozi in tutta Italia, che dove trovate soprattutto i computer Packard Bell, una marca prestigiosa, una marca americana che già è famosissima in tutti gli Stati Uniti, ma adesso arriva anche prepotentemente nel mercato europeo e principalmente in quello italiano, grazie appunto alla catena dei negozi Strabilia. Allora, se strastudiate, se stralavorate, se stragiocate, in ogni caso dovete necessariamente correre in un punto vendita Strabilia. Tante scemette, una di queste vincerà il coso, ma lo diremo soltanto all'ultima puntata, anche nel corso del riepilogo. Intanto vediamoci le scemette che arrivano in finale, quella di Estelle da Monza e Francesco Cristofaro da Milano, vediamole. Oh, Schoenberg, ma cos'è che hai fatto lì? Ma niente, ma sono stato dal dentista. Va bene, doveva levarti un dente? Sì, ma me ne ha levati due. Due? E perché? Perché non aveva il resto da farmi. Ma insomma, inaudito. Cameriere, scusi, guardi, è una vergogna. Mi dica. Abbia pazienza, questo pesce non è fresco come quello della settimana scorsa. Mi perdoni. È strano, è il solito. Bene, 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 voi continuate a scriverle comunque, perché la gara è tanta. Ma veniamo alla nostra promozione di questa sera. Di questa sera Strabilia vi offre insieme a Packard Bell questo prestigioso Force Multimediale, il nome di questo grandissimo e meraviglioso computer con 2.980.000 lire IVA esclusa. Potete, chiamando l'167-234298, prenotare subito il vostro Force Multimediale, ripeto 167-234298. Allora, sono 12 mesi di garanzia gratuita sia telefonica, cioè on site, poi Packard Bell Force Multimediale, Pentium 75, hard disk, floppy disk, 8 MB RAM, CD-ROM, quadrupla velocità, chic, eccolo qua, vedi che ci riesco, ormai ho imparato anch'io, figuriamoci voi, casse stereo, monitor 14 pollici, tastiera, mouse e microfono, poi non mi fate ridere, software Windows 95, Works 3.0, Publisher, Navigator, CorelDRAW e ancora tanti, tanti, tantissimi giochi in più, in regalo, nei 2.980.000 lire, che cosa? Questo, il joystick per giocare, per finire... Giocare, lo dovevate dire voi, si rifà e per finire giocare. Perfetto, hanno capito anche loro. Allora, 2.980.000 lire IVA esclusa per il Force Multimediale. E allora, telefonate, vi ripeto il numero per quelli un po' duri di testa, 167-234298. Io l'ho letto perché sono tra quelli duri di testa. Alla prossima.
sì, sì, eccoci qua, vicino alla bussola ci dorme un tipo incredibile, Gaetano Gennai. Sveglia. Carlo. Che stavi sognando? Un incubo, avevo perso tutti i documenti, tutti. Sei andato in caserma dei carabinieri a fare denuncia. Raccontaci. Un dramma, tutte le caserme dei carabinieri in Italia sono uguali. Cancello, giardinetto, tre scaline e portoncino blindato. Io arrivo fuori, suono al citofono, la voce dal citofono. Chi è? Buonasera, senta, devo fare una denuncia per... Chi è? No, dicevo, siccome ho perso... Chi è? Nome e cognome? Gaetano Gennai. E che vuole? Appunto, devo fare una denuncia, ho perso i documenti. Aspettas. Tac! Apri il cancello, io entro e ho detto, come apri il cancello? Ma aprirà la portoncina. No! Dopo 20 minuti suono, solita voce. Chi è? E chi è? Sono quello di prima, l'hanno aperto. Chi è? No, dicevo, per quella denuncia. Nome e cognome! Ehi, Gaetano Gennai. Aspettas. I passi nel corridoio, apre la porta, s'affaccia con la testa a pinolino, sai? Chi è? Venga via, le dure. Gaetano Gennai, Gaetano Gennai, Gaetano Gennai. Questo nome non mi è nuovo. Che vuole? Ma come che voglio? Le due ore sono qui, devo fare la denuncia per i documenti. Ho perso, me l'hanno rubati, non lo so. No, aspetti. Le ha persi o ce le hanno rubati? Io non lo so, le ho persi, ma è uguale, fa la denuncia. No? No, perché se le ha persi è domanda in carta da bollo a 10.000. Se ce l'hanno rubati è carta da bollo da 20.000. E dico, ecco qua, di ora mi ci fa pensare e l'ho persi. E dove li ha persi? E se lo sapevo andavo a cercarli, venga via. No. Qua adesso è una cosa incredibile. Allora dici, si accomodi e ti fanno entrare nella stanzina uguale in tutte le caserme. C'è il disegnino di Pinocchio con due gendarmi col pennacchio, tutti i calendari dei carabinieri a penzoloni e vengono giù, tutti uguali. Te sta lì mezz'oretta e poi fa, venga, venga qua, venga a fare la denuncia, va. Gli porta in una stanza dove c'è il maresciallo e il brigadiere. Come si riconoscono? Allora il brigadiere è quello che ha studiato meno e si capisce perché sta facendo la schedina. Conosce tre segni, 1x2. Perché fino a qualche mese fa scrivevano Inter Milan Andrea 2, capito? Non vincevano mai nulla carabinieri e tutto calcio, mai, mai, mai. Invece il maresciallo, che è più istruito, lo riconosci perché fa le parole crociate. Allora vedi, dice, mannaggia, questo è difficile, aspetti un po', senti un po', brigadiere, parte intima femminile di 4 lettere. Il brigadiere fa, maresciallo, orizzontale o verticale? C'è orizzontale, allora non è quello che pensavo io, va. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Siamo ancora in classifica, ma stiamo perdendo. Dalla 30ª siamo scesi alla 42ª posizione, ho visto proprio sul settimanale. Perché non si trovano? Hai ragione. Dillo, sì, più forte. Ma ho capito, cosa fai la socerina? È un mese. È un mese. Basta, non ti allargare, ho capito, non si trova. Allora, non si trovano nei negozi, da oggi vi assicuro, e la casa discografica ha assicurato, che le trovate tranquillamente in tutti i negozi d'Italia. A proposito, voglio ringraziare una persona meravigliosa che si è prestata a cantare insieme a Giorgio Panariello, Che Natale Sei, è lì col cappellino, è Petra Magoni dal Festival di Sanremo. E poi approfitto di questo momento, grazie, perché Natale 6 sta andando fortissimo. E poi voglio salutare anche quel signore con gli occhialetti là, che è Gianfilippo Boni, è stato il nostro ospite. Seguite bene perché abbiamo realizzato con i nostri padri un video molto carino, complici noi di Aria Fresca. Comunque grazie a questi cantanti veri che si sono divertiti a scherzare con noi. Dimmi piccolino, cosa c'hai? Vieni qua. Che è successo? Dimmi, vieni. Che è successo? Dimmi. Ah, mi vuol far vedere che questo... Sì, ora, non è che mi sono inventato sta cosa per farvi vedere il libro di Aria Fresca, no, è soltanto che lui mi chiamava, mi voleva far vedere che assomiglio a questo. Bellino. Come ti chiami? Mattia. Eh? Mattia. Mattia, Mattia, tieni, eccolo qua, grazie, un applauso a Mattia, va, applaudiamo un attimo, va, mettiamo un attimo. Ma siamo seri adesso, siamo seri. Aria Fresca è stato un programma che ha fatto ridere a cascata, ha dato l'opportunità a tanti comici di esprimersi, ma
A un certo momento ci siamo guardati di fronte allo specchio, è proprio il caso di dirlo, e ci siamo resi conto che era anche giusto dare un momento più importante, un tocco di cultura alla nostra trasmissione. Per questo mi sono rivolto alla scuola, all'Accademia di Arte Drammatica di Roma, Bene Carmelo, dei fratelli Atto! Eccolo qua! Bravi, bravi tutti, bravi! Bravo! Fa sempre così! Bravo, bravo, se lo merita sempre! Se lo merita! Non avevo fatto ancora niente! Bravi! È il massimo! Non ha fatto ancora niente. Mi devi fare l'autografo. Allora. Fammi l'autografo per mio figlio. Fammi l'autografo. Ma non ha fatto faccio niente. Dopo. Allora. Grazie. Grazie. Ecco, vi presento, per cortesia, vi voglio presentare ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, il signor Rone Atto, ovvero Atto Rone. Bravi. E il signor, Renato Atto, ovvero attore Nato. Allora. Veniamo a noi, è l'ultima puntata, quindi... C'era forse bisogno di ripresentarci? No! Mai! No! Mai! No! Mai! Grazie! Allora, grazie. Veniamo qua, l'ultima puntata, bravo, dicevo... Quindi bravo, Renato! Bravo, bravo, bravo! Facciamolo, facciamolo! Che è la foto! Sì, ma che foto, forza! Cosa state facendo? È un contatto! Allora, poesia, signor Rone, questa sera tocca a lei iniziare... Sì. E quindi mi raccomando, vorrei una poesia bella, profonda. Grazie, grazie. Lei si metta da una parte. Mi metto da una parte, mi metto da una parte qui, a questo coso trasparente, mi metto qui, qui, accanto a questo coso nero. Bravo, te lo meriti. Conti, venga qua, mi introduca. Allora. Allora, vi ho chiesto una poesia importante. Sì, cioè... è una poesia importante di un famoso poeta aretino. È Pietro l'Aretino. No, Pino Carotti da Rigutino. Ah. Che è mio... Allora, già lo conoscono. Se è una poesia importante, leggio. No, leggio. Via. Va. No, intendevo dire. La poesia in questione. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Forza, grazie. Forza. Me lo merito. La poesia in questione è Emma. Per favore, silenzio. Emma, sei una donna splendida. Emma, tutto è splendido. Solo un dubbio oscura la tua vita, Emma. È tua sorella che esce con tutti e sta sempre su con la gonnella. Emma Yala, tua sorella. Emma Yala, sì. Buonasera. Bravo. Una bella donna questa qua. Signor Renato, venga. Ma guardi, si alzi. Signor Renato, si alzi. Sono senza parole, è fantastico. Ci faccia sentire la sua poesia. Ti prego, non farla come in prova. Ho pianto tanto. Ho pianto. Vorrei dedicare questa poesia. Io mi metto qui dalla parte, sto qui dalla parte. Bravo lui. Scusate, ma non ha fatto ancora niente. Aspetta. Non ho fatto niente, ma eventualmente basta per loro se io non faccio niente. Bravo. E se lo merita davvero. Se lo merita. Lo so. Sollo. Vorrei leggere. Mi fai un autografo prima di andare via. Ma che dopo, autografo? Adesso, forza. Stai buono. Vorrei. Sto qui dalla parte. Silenzio. Io. Quando parla Renato Atto, silenzio assoluto. Lo so, ma silenzio uguale. Si è messo alla gogna questo. Questa poesia si intitola Sollo. Bellissimo. Sollo? Sollo. Bellissimo. Sollo. Altrimenti non direi velo. Ma sollo che è così. È bravissimo. Io piango. Sollo che la vostra tristezza non è paragonabile a niente. Ma non vi preoccupate. Sollo che da adesso in poi mancheremo vi. Ma non vi preoccupate, sollo che soffrirete, che non potete più sbattere le vostre mani, e allora vi annuierete, ma non temete. Noi torneremo, e allora, ma solo allora,
potrete ancora una volta applaudirci, perché io e lui vi amiamo! I fratelli Atto! Bravo, bravo! Fratelli Atto! Bravo, sono senza parole! Grazie! Sono senza parole, mio fratello è grande! È grande! E se lo merita! Se lo merita! Non mi sa! Non mi tocchi! Lei fischia! Lei mente! Poi lei mente, vero? Lei mente! È vero che... Lei mente! È l'ultima puntata! Lei mente sui fratelli Atto! Ecco, lei! Si sa che è in giro, via, via. Forza, via! Via! Tanto! Specchio? La scena dello specchio! Specchio! Perché stai in quella posizione? Lo sai perché? Perché stai con gli occhi strinti? Perché stai con gli occhi strinti? Perché me la specchiamo! Me la specchiamo! E sì, che me la specchio, me la specchio! E sì, che me la specchio, me la specchio! Ci sono delle persone che, vi dicevo, hanno lavorato dietro le quinte di Aria Fresca. Una di queste è uno dei nostri autori, uno di quelli che ci ha dato una mano a trovare le battute, che ha dato vita anche ad un personaggio che talvolta, soprattutto nel periodo invernale, è stato con noi. Viene da Trento, si chiama Lucio Gardin. Lucio! Eccolo qua! Dai, forte, forte! È la prima volta che viene qui alla Bussola, quindi vuol... Aspetta, no, perché io avevo detto a Lucio che il calore della Bussola non ha precedenti. Mi avete fatto fare una figuraccia ignobile. Allora, per favore, senti l'applauso della Bussola. Vabbè, fa caldo, fa molto caldo, Lucio. Fa e molto abbiamo caldo. Poco tempo. Fa allora, troppo caldo, scusami. Ti togli grazie. La giacca, vabbè. Allora, grazie, scusami. Scusa, puoi tenerlo, grazie. Fa ancora un po' caldo, scusa. Sì. Va bene. Grazie. Vabbè, fermi. Fa ancora un po' caldo, scusa. Dai! No, basta! Tu perché non hai applaudito? Vabbè, io non è che sono sempre stato così, io avevo anche i miei capelli. È successo tutto durante un viaggio su una Fiat Duna. Guidava mio papà. Mio papà, quando guida la macchina, è di quelli che quando lo sorpassano si incazza come una bestia. Era Ferragosto, stavamo viaggiando tranquillamente, un caldo della Madonna. A un certo punto veniamo sorpassati da una Fiat Tipo, anche loro targati Trento. Mio papà ha cominciato a arrabbiarsi. Bambini, avete visto cosa ha fatto quel bastardo di un trentino? Papà, siamo di Trento anche noi. Stai zitto! Allora adesso quando lo becchiamo, perché andiamo a prenderlo, gli insegno io come si fa. Allora bambini, adesso quando lo becchiamo tirate su tutti i finestrini. Ma papà, fa caldo, su i finestrini! Così pensa che abbiamo l'aria condizionata in macchina. Li sorpassiamo con tutti i finestrini su, 50 gradi dentro nella macchina, che erano perfino cresciute le cozze sul parabrezza. Dopo un attimo, loro ci risorpassano, anche loro con i finestrini su, anche loro con 50 gradi dentro nella macchina, anche loro con le cozze sul parabrezza, che nel sorpasso le cozze si salutavano. Ciao, che cozza fate? Ma che cozza te ne frega? Mio papà... Mio papà ha incominciato ad arrabbiarsi. Bambini, quel trentino bastardo lo sistemo io. Ma papà, siamo anche... Stai zitto! Allora, adesso quando lo raggiungiamo voglio che tutti parlate col telefonino. Panico in macchina, non avevano ancora inventato il telefonino. Li sorpassiamo con mio papà che parla con le dita della mano, mia mamma con una scarpa, mio fratello con la zampetta del cane e io con una delle cozze aperte modello microtac. Dopo un attimo, loro ci risorpassano con una cabina telefonica legata sul portapacchi. Mio papà non ci ha più visto! Mio papà si è incazzato ancora di più! Bambini, quel trentino bastardo ha finito di vivere. Adesso quando lo sorpassiamo voglio che tutti, e dico tutti, mi sputate addosso. Così pensano che abbiamo la doccia in macchina. Li sorpassiamo con mio papà che sembra uscito da una piscina piena di gel. Dopo un attimo, loro ci risorpassano con una jacuzzi legata sul cofano, con dentro una cozza che stava scorreggiando per dar l'idea dell'idromassaggio. Mio papà non ce l'ha più fatta.
sei incazzato ancora di più. Basta, bambini, basta. Adesso quello là lo uccido. Gli insegno io come si vive. Bambini, adesso a questo punto. Papà, c'è il cane che deve fare la pipì. C'è il cane che deve fare la pipì. Pum, fuori, ecco. C'è qualcun altro che deve fare la pipì? No, proprio poco. Bene. Allora, bambini, adesso quando lo raggiungiamo voglio che tutti vi mettete giù sotto il finestrino. Così pensa che abbiamo la macchina telecomandata. Li raggiungiamo a fianco, tutti giù! Tu giù così. Io mi alzo per vedere la reazione dei nostri nemici. Papà, sono giù anche loro. Ah sì? Allora io accelero. 160, giù anche loro. 170, giù anche loro. 180, due macchine, senza passeggeri né guidatori. Che cazzo mangio? 190, allora tutti e due giù, uno a fianco all'altro. 200, allora che c'erano i pistoni che chiedevano pietà. E uno dice, come fanno i pistoni a chiedere pietà? Così, pietà, 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 pietà. Ai 205 chilometri all'ora, erano ancora di fianco. 210, che una Fiat Tipo è una Duna, ai 210. Non ci arriveranno mai, neanche quando sono sul treno che le porta in concessionaria, mai. Infatti, ai 215 chilometri all'ora, tutti contemporaneamente, noi e loro, ci siamo alzati all'unisono. Il casello a 20 metri. Una botta micidiale. Cozze dappertutto. Sembrava di essere una pescheria. C'era una cozza lì. C'era una cozza lì. Che è passato un camion pieno di limoni, sono scesi. Ci sono le cozze, andiamo. Un macello. La macchina era in mille pezzi. C'era il cofano di qua, la portiera di là, il volante per aria. Ma cosa fai? Vieni giù. No, sono volante. Un macello. Noi ci hanno portati tutti all'ospedale. Stanza da 10, tutti ingessati. Mio papà ingessato in un letto a fianco del guidatore della Fiat Tipo targata Trento. Anche lui ingessato. Mio papà lo guarda. Di che zona è di Trento lei? E l'altro, io non sono di Trento. Infatti, quando sono arrivati i carabinieri, sul verbale, alla voce causa dell'incidente, mio papà ci ha scritto: quel bastardo ha noleggiato la macchina a Trento! Ciao Lucio, salutaci Celestino! Tanti personaggi si sono alternati nel mondo di Aria Fresca rispetto alla prima serie, e nella seconda serie c'è stato un personaggio nuovo che abbiamo scelto in una discoteca, sempre per conoscere al meglio il mondo dei giovani. È il più grande PR di tutti i tempi, il PR del Kitty Kaka, eccolo! We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Il PR, sì, sì, sì. Il PR, sì, sì, sì. Il PR, sì, sì, sì. Oh, questo, ho capito. Non è un problema, ho capito. Non è ancora arrivato da Orbetello. Sapete che il Kitty Kaka d'Orbetello è un po' lontanino. E allora giriamo pagina, non è un problema. Arriverà, ma sta per arrivare. Voglio che nel momento in cui il PR entrerà alla bussola, già detto tutto, va bene, deve venire giù la bussola. Il commendator Guidi come si arrabbia poi con me se la rifà perché buttiamo giù la bussola. Piuttosto adesso invece c'è un cantante, c'è il cantante quello famoso, ma c'è il cantante quello famoso, oh eccolo qua. E allora il cantante famosissimo è un cantante così famoso che ci canterà una canzone molto bella, è un cantautore che si intitola 20, eccola. Lei è un cantante? Sì. Ci canterà 20? Sì. Allora, con 20, Max Checkerins. Canta zitto. Canterò 20. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Ma che canzone? Scherzate. Ma che canzone è questa? Scherzate. Ma che canzone è questa? Ho ma dovuto scherzare. C'è una canzone potentissima. 20, ce l'ho, 20, ce l'ho, 20, ce l'ho. 20, 20. Ce l'ho. Io per l'ultima puntata, perché vi amo a tutti quanti. E ti amo anche a te, Carlo. Grazie. Ho portato una rockstar internazionale. Va bene. L'ho portata, fantastica. Il cantante dei Bee Gees. Wow. Ma chi è? È un metallare. È un metallare. Ok, stai zitto, te bambino. Allora, parla, non parla italiano, parla inglese, ma traduco io per voi. Do you speak English? Yes. Bene. Where do you live? Gli ho chiesto da dove vieni. I live in Florence e gli ho detto che sono di Firenze. Guarda là. Ping. Non lo fa, non mi dice questo. I'm gonna get down while the sun is around. What? Butta giù le mani! Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa. Ok, 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 ok. Sappiamo che lei è un cantante molto famoso. Io, accidenti. Sappiamo che ha venduto anche molti dischi. Sì, c'è un negozio in un centro. L'ha voluta dire lui. Ma noi... noi volevamo sapere, lei è veramente conosciuto al suo paese? Oddio, al mio paese, più che altro io sono conosciuto a casa mia. Cioè? Entro in casa mi riconoscono tutti, mio babbo mi riconosce, la mia mamma mi riconosce, il mio nonno delle volte non mi riconosce, ma lui deve essere un po' rintronato di suo, capito? Vabbè. I wanna see the gonna love it, but no, non ce la fa. Ping! Non lo fare, di quello che ti si è detto di dire. Hai capito? Chiedo scusa. Only fear. Lascia fare, vieni qua, vieni qua. No, 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 no. Allora, lei è un cantante molto famoso. Noi siamo tutti suoi fans. Volevamo prima... chi è, me zitto, zitto, ti spezzo. Vieni qua. Noi volevamo una curiosità, prima che lei si esibisse. Volevamo sapere una curiosità, un aneddoto. Certo. Cioè che lei ci raccontasse, certo, quando lei, fra una tournée e l'altra, quando ha un po' di tempo libero, una passione, un hobby che lei ha nel tempo libero. Certo, io ho un hobby, una passione, quando ho un momento di tempo libero, praticamente dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno, un hobby dell'imbianchino, ecco. No. E lo fa di hobby? Sì, ma... Lo fa di hobby? Sì, ma ci va tutti i giorni, se no mi licenziano, capito? Ho capito. Bene, invece stasera, qui, alla bussola, per voi, cosa ci farà? Volevo fare quella parete in fondo, quella lì. Piglio la mia... No. Lei è qui per cantare. Che c'è? No. Ho uno strappo, un giornale vecchio. Lascia, vieni qua. Te sei qui per cantare. Allora, in inglese... Certo. Capisci? Capisci italiano? Capisci? No, io non capisco nulla. Allora, in inglese cosa ci canterai? I will sing Stickin' Alive. Ok. Stickin' Alive, I'm always never ready to sing. Ok. Sei caldo? Sì. Vai, vai, ok. Vuoi la base? Sì, vai, parti con la base, ok. Non c'è base. E mi ci vuole. C'è un problema. E mi ci vuole. Non c'ho base. E mi ci vuole. Si può far senza? No, falla tu, dai, la base, dai. E non c'è base. Dai. Dai, a bocca, vai, a bocca, dai. Te la faccio a bocca. La voglia, vieni, vai. Ok. Ha detto lui. Ok. Ha detto lui. Allora, sei caldo? Allora, okay. Come si chiama lei? Barry Gibb. Barry Gibb, stay alive. Base a bocca, vai. Balla. Canta. Non ce la fa mia a farla tutta. Ivana Mendi, Massimo Ceccherini, Alessandro Pasci. No, ma ho fatto così per te. Oggi tiro. Vabbè.
Allora, volevo fare un saluto finale, volevo ringraziare di averci ospitato in questo stupendo programma. Bene. Perché tu, Carlo, sei un fantastico presentatore, scusate. Sì. Un fantastico pubblico, un fantastico locale, una fantastica televisione, un fantastico presidente, una fantastica Fiorentina. Più leccare di così non c'è verso! Ok, allora, sta per arrivare, non vi muovete da qui, perché tra pochissimo mi hanno appena comunicato che sta per arrivare il magico PR. Ma prima la pubblicità, trallallero, trallallà. Eccoci. Oh, devo salutare tante radio che ci hanno dato un supporto determinante. Lo so, vi stupisco ogni volta spontaneamente perché il CD di Aria Fresca ormai è in tutti i negozi di dischi, nei migliori ma anche nei peggiori dischi. Ci sono le sigle, c'è Che Natale Sei, ci sono tante belle canzoni, non perdetele. Tante radio ci stanno dando una mano, salutate gli amici Federico ed Enrico che sono là di RTL 102.5, Marco Baldini di Radio G è venuto qualche settimana fa a trovarci, gli amici di Radio Dimensione Suono e poi anche tante radio private qua in line, tutta Italia ci hanno dato veramente una grande mano e hanno parlato di noi. Ad esempio a Torino Radio Manila, Radio Veronica One, Radio 195 hanno sempre seguito con simpatia, a Firenze RDF, Radio Diffusione Firenze, Lady Radio, hanno sempre seguito con simpatia le nostre iniziative, quindi non faccio altro che dire grazie a tutte le radio che in qualche modo hanno fatto da tam tam per questo evento televisivo. Bene, andiamo avanti, finalmente è arrivato e allora pronti ad applaudirlo solo come voi sapete fare, il PR del Chiticaca di Orbetello! Grande PR! Sulle mani, sì, sulle mani, sì, sulle mani, sì. Il Maciupio, eccolo qui! Si vede Maciupio? Si vede Maciupio? Si vede, grande PR. Prendilo tu questo frutto a mano. Per favore. Maciupio, sì. Guarda là, hanno fatto anche gli striscioni per te, PR. Guarda là che meraviglia. Guarda là. Vieni qua e dimostramelo. Niente di quello bianco da là. Da qui allora, davanti si misura, sì. PR, allora. Scusa tanto, sono arrivato un po' in ritardo. Certo. C'è stata una festa. Che festa? Festa fuori orario, sai? Ah, com'è andata? Ti sei divertito? Ma non c'era più nessuno. Perché? Sono arrivato fuori orario, sicché... Il PR, sì, sulle mani, sì, il Maciupi è quello qui, ninna nanna, ninna, questo bimbo a chi lo do. Dai, ora è esagerato. Ma poi c'è andato a ballare, mi è venuto l'ernia al disco. Sì, ora. Roventa, per chi non c'ha contento. Il Maciupi, sì. Senti, PR, ma tu balli ovunque? Io ballo sempre, anzi, stiamo un po' lontano dallo spostamento d'aria, ti viene la bronchite. Sì. Lo sai? Sì. Lo sai che io non posso ballare fuori? Perché? Perché come faccio così lo spostamento d'aria e scattano gli allarmi delle macchine. Sì. Un casino, sì. Un casino, sì. Il PR, sì. Lo sapete tutti, il PR si fa dare una mano in discoteca dalla sua ragazza, dalla sua sorella, sì, pardon, che è brutta, non si può vedere. Vabbè, è bruttina. Brutta, è così brutta come entra al gabinetto lei, escono i cessi direttamente, proprio gli vanno via. Brutta! Fa la ragazza Carlo. Immagine. Sì, ha cambiato look adesso. Ah, bene. Sì, ha fatto un look tutto pieno di catene. Sì, punk. Pieno di catene da tutte le parti, catene. Oh, se la tirano da una parte o da quell'altra. Ottiene consenso. No, e pensa sia uno sciacquone, sì che ogni tanto lo tirano. E la tirano, sì. E la tirano, sì. Il Maciupio, sì. Viene, ma la... Per Natale o ti drogare. Neanche a Pasqua, a Carnevale, non ti drogare per Natale. Senti, Pierre. Si vede Maciupio? Si vede. Guarda lei, sindrome di Stendhal, vedi a forza. Riguarda i monumenti. Monumento, sì. Senti, sì, Pierre. Monumento, la sì, festa, sì. Oh. Monumento, sì. Basta. Dico, la festa della primavera l'avete fatta? Sì, si è fatta la festa della primavera. Sì.
La mia sorella si è voluta vestire da Venere del Botticelli. Ah, bella, l'avete fatto proprio la, sì, la sì, primavera sì, in Botticelli. Sì, 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 si è messa tutti dei fiori addosso, sì. E il polline ha rifiutato di posarsi sopra. Poi si è fatta la scenografia, era tipo proprio la Venere del Botticelli. La conchiglia, cioè. Sì, con la conchiglia, come si è messa la mia sorella dentro la conchiglia, la vomitata subito. Però, sì, si è fatta una festa però bellissima, si vede il marsupio? Si vede! Si è divertita la gente, sì, sì, sì. E comunque adesso, cosa stai ascoltando? Cioè, niente, te lo dico dopo. Vabbè, tipo Nando questa. Senti, io non ce la faccio più, è bene che te lo dica. Basta, mio caro. Si vede benissimo che lì c'è un asciugamano! Era l'ora che lo dicessi! Cosa ridi? Te lo dovresti sapere se c'è un secondo! Carino. Eh sì, bene, sì, 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 asciugamano, no, come non no, farlo no. Spiritoso, sì, comunque, è benissimo che c'è un asciugamano. Sì, sì, a te per avere lo stesso effetto ti ci devi mettere l'accappatoio lì davanti. Te lo dico, sì, 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 te lo dico, sì, 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 il marsupio è collo qui. Senti, mi dici cosa sta colti? Sì, no, è la cuffia, è collegata con sì. col marsupio. No, allora? Per sentire se mi dorme il bambino, no? Sì. Il PR! Quanti personaggi incredibili! Ma mi dispiace, questa è l'ultima puntata di Aria Fresca. Beh, fatto così non ci crede nessuno, spontaneamente lo rifacciamo. Ma aspetta, come ero così. Ma vi dispiace, questa è l'ultima puntata di Aria Fresca. Oh, ora sì, spontaneamente avete dimostrato tutto il vostro terrore, il vostro, così, di perdere questa trasmissione. Poca testa, molto cervello. No, l'inverso, poco cervello, molta testa. Cristiano Militello! Sputiamo veleno, sputiamo veleno! E allora, uno, due, tre, veleno! Gli autobus, ma gli autobus, benzina, non la fanno mai, perché io non ho mai trovato... un pullman ferma una pompa di benzina. O quanto li dura un pieno? Perché secondo me usano forme alternative di energia. Allora io non vado spesso sugli autobus, ma secondo me se uno sale sugli autobus ci trova tipo l'automobilina dei Flintstone, tutti vecchietti con i piedini che pedalano. Secondo me va così. E allora uno, due, tre, boom, veleno. La macchinetta per fare le foto tessera. Io sono sicuro che nessuno è riuscito a venire, non dico bene, ma almeno una volta decente nelle foto tessera. Mai. Nemmeno Tom Cruise è venuto bello nelle foto. Mai. Anche perché te arrivi e fuori ci trovi, sulla cabina, ci trovi le foto di quelli che dovrebbero invogliarti, le foto d'esempio, ma c'hanno delle facce agghiaccianti, Gian. Ma peggio sono i vestiti, perché c'hanno dei vestitini smunti anni 70 proprio. Dei colletti sembrano Goldrake praticamente. Pandori proprio, cravatte sembrano aquiloni e già dovrebbero invogliare. Poi te arrivi, ti metti dentro e allora praticamente la prima foto te la scatta quando stai ancora regolando lo sgabello. Quindi la prima ti viene di nuca, pa! E ti viene, la prima viene sempre così. Poi cominci a regolare, fai le prove, ti metti così, trovi tutte le facce e la macchinetta non scatta più. E te ti innervosisci. Scatta ora, accidenta a te. Maledetta. Poi, dopo che ti comincia a venire l'ulcera, tutto insieme, svam, svam, svam. Ti vengono tre lampi, tant'è che te speri e sei convinto di essere rimasto sempre uguale, anche perché le foto ti servono sempre uguale, invece le vai a vedere e sei venuta su uno così, su una così, sull'altra così. Ora, poi, prosegue il dramma fuori, perché te vai fuori, c'è scritto consegna in soli 3 minuti. 3 minuti! Ma 3 minuti di chi? Ore! Secoli! Tant'è che gente che poi va a riprendere le foto, le guarda e dice oh, ma a me mi servivano di come sono ora, mica dell'anno scorso, perché se nel frattempo è passato un anno! Allora... Ma... Il marchingegno più infernale è il phon, quello che le asciuga. Tant'è che te vai lì, ti casca nella buchetta, click.
vai lì, cioè te le mangia, saranno asciutte alla fine, le prende invece no, ti si spiaccicano tutte le foto nelle dita, tant'è che te torni in comune e nel riquadrino al posto della foto ci metti il dito, l'impiegato ti dice ma non servono mica le impronte digitali, no, ma siccome ho la foto stampata qui faccio il trasferello direttamente, no, allora quando vi chiedono di fare una foto, vi serve per un documento una foto, fatele un disegnino, sicuramente verrà peggio ma è molto più semplice. Allora l'ultimo veleno, 1, 2, 3, la pubblicità. Eh sì, l'anima del commercio, ma la pubblicità ha fatto anche delle vittime illustri e penso si possa annoverare tra le vittime più incredibili Michele, quello del whisky, quello che ovunque andava gli facevano fare la prova per vedere che era un intenditore. Ora, poveraccio, Michele è ricoverato con la cirrosi epatica, perché non esce più di casa oramai. A carnevale un imbecille di un suo amico gli ha fatto bere anche l'esame dell'urina, le ha fatto bere. Ma Michele, dopo anni e anni di pubblicità, non si è sgomentato. Ha preso la provetta, ha fatto gusto chiaro, colore pulito. Allora, Michele, che whisky è? Che whisky è? Non lo so, però te c'hai un po' il colesterolo alto. Ti ha fatto l'esame del sangue. Grazie. Ah. Allora, mi raccomando, tra un po', quando sarete chiamati ad esprimere la vostra preferenza, no, non parlo delle elezioni politiche, ma parlo del voto per il telegatto, sapete a chi darlo. Indicate nella categoria varietà musicale e quiz, c'è cioè aria fresca, votateci, votateci, votateci. Noi ne saremmo grati per molto tempo. Il telefono, la tua voce o forse no, forse sì, chissà. Ce ne parlano Battaglia e Miseferi. Pronto! 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 Pronto, pronto! Pronto, pronto! Il telefono, la tua croce! Pronto? 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 Pronto qui azienda Petroliesso, buongiorno! Buongiorno, volevo informarla che in Sicilia per protesta hanno tolto tutte le scritte da distributori di benzina. C'era scritto esso, non gli piaceva, gli hanno scritto IDU! Pronto? 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 Pronto azienda Soggiorno e Turismo Italiana? Sì, buongiorno, mi dica. Buongiorno, sono un emigrato italiano, vorrei rientrare in Italia. Ma è vero che in questo periodo l'Italia è un paese tranquillo? Ma certo, caro signor, anzi le dirò di più. L'Italia è un paese così tranquillo che la gente per strada salta di gioia. Ah. Ma lo sa qual è la cosa più bella? Sì. Che non salta solo la gente. Salta i negozi, le macchine, i palazzi, i governi, salta tutto! Pronto? 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 Pronto, cara, quando torno a casa questa sera facciamo l'amore? Telecom Italia, informazione gratuita. L'utente da lei chiamato potrebbe avere l'apparato genitale spento. Pronto? 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 E il telefono, amico, guardi, io sono disperato perché nella mia vita ho sbagliato tutto, tutto! Guardi che questa è famiglia Bennessì, ha sbagliato di nuovo! Pronto? 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 Pronto centralino? SIP, servizio 12, risponde l'operatore Palermo Nord. Mi scusi, vorrei sapere il numero verde antimafia. Il numero delle richieste è... 44 44 55 55 6 6 proprio sicuro di volere chiamare. SIP, una telefonata accorcia la vita. Pronto? 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 Carmelina, ti dico tutto in fretta perché c'è un gettone solo. Ci vediamo alle 10 davanti al cinema Odono, porta il pane con la frittata, porta il popcorn e porta pure i soldi perché non c'ho la lira, capito tutto Carmelina? C'ha nel fatto che mi chiamo Pasquale e non Carmelina, ho capito tutto. A c'ha poco, Casanova! Pronto? 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 Pronto commissione stragi? Sì. E abbiamo ritrovato una presa dell'aereo di Ustica. Una presa d'aria? No, una presa po' culo. Pronto? 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 E il numero verde antimafia? E sono un cittadino onesto. Volevo denunciare un grave delitto mafioso. Mi dica, mi dica. Preferisco vivere. Amo camo. E per oggi è tutto. Buon pro vi faccia.
Battaglia Misafari. Quanti ospiti abbiamo avuto, musicanti. Ho avuto paura, avvisatemi dalla regia. Tanti ospiti ce l'abbiamo avuto, da Marina Rei, poi vi ricordate Rosario Di Bella, poi Petra, poi il nostro Gianfilippo Boni, poi abbiamo avuto Mietta, poi Corona, Edoardo Bennato. Io voglio salutare tutti i cantanti che si sono alternati sul palcoscenico della Bussola con un applauso, facciamolo, grazie, perché noi abbiamo aperto la nostra finestra nel mondo della musica. Gatto Panceri, gli amici di sempre, no? Gatto Panceri, Paolo Belli, Mike Francis, Ragazzi Italiani, Corona, fino all'ultima puntata quando abbiamo ospitato Alejandro Baldi, insomma tanti personaggi. Grazie alle case discografiche, grazie agli artisti. Più volte ho parlato da questo palcoscenico di lei, la più grande, meravigliosa. Beh, forse è l'unico cruccio che non abbiamo portata su questo palcoscenico. Lei che su questo palcoscenico ha fatto la storia della musica italiana, la storia di questa, di questo locale che è la Bussola. Lei stasera è con noi. Eccola. Che sorpresa, chi l'avrebbe mai detto? Quasi una visione, quasi il fantasma di lei che si è materializzato qua nelle mura della Bussola. E adesso, cari amici, siamo in Versilia, è il momento di chiamare l'autentico mito, lui, il più grande, lo sapete, lo chiamiamo tutti insieme, Mario, 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 Mario! Buonasera! Buonasera! E voglio finire la conta, ma è una gara. Grande Mario! Tassetti! Erimo lì, sono là per Napoli, c'è il ca. C'era con la mia digi, non so se te la ricordi, sì, quella sì, che faceva la pittrice, ma non vendeva la cornice. A senti quel che si dice era la beccatrice, perché i capabbi il pennello, sì, che la vendice, no? Tassetti! Che si mangiavimo una colomba di gozze. Sì, una colomba di gozze. Ma è una colomba fatta con le gozze, sì, no? Dai, quante, sì, ce ne vuoi? Ne avevamo mangiati 15 miliardi circa, sì, no? Si è fatta una pila di gusci di gozze. Sembrava, ma è una gara, il monumento al mitile ignoto, ma è una, sì, era un lavoro, un tipo era qua, no? Miei gozze a meraviglie! E mi fai, andiamo! Oh Mario, dico! Oh! Che dice? Yeah, è finita l'aria fresca! Ah! Ma è andata, attacca l'aria condizionata, no? Perché ho detto,
c'è finita la becca, figurati su un venga a salutare questi ragazzi che gli ho voluto bene, ma hanno a gare per tutta la vita di nuovo fatto ragazzi. Vengo dei ragazzi tremendi, no? Grande, grande, Mario. E hanno a gare. Senti, ma è vero, volentieri anche Galimero. Non me. Grazie ragazzi, troppo buoni. Mario è il numero uno dei bandini da versione. No, perché mi viene a beccia. Figuriti se una serata così elegante poteva mancare un personaggio fine come me a venire a salutare Mario, la gente. Un ci può essere possibile la cosa che è, no? Allora sono venuto già determinatamente adesso... con la bocchetta e i bracci a far salutino. La potenza ora, c'è la potenza, vai a andare. Oggi mi sono messo lì da solo a colare l'arena, quella mia del bagno schiuma, del bagno sudore. Tutta la spiaggia. Tutto da solo, perché c'è una potenza dei bracci. L'altro giorno sono andato in chiesa, no? Sì. Da in chiesa! Per il periodo della Pasqua. Certo, mi sono fatto il segno della croce, ho fatto così, 7 punti! Sette punti e a testa, vai a andare! Ecco! Senti Mario! Dimmi un po' una cosa, noi ti mancheremo, che farai adesso? Detto mi mancheremo, vai a andare, detto mi mancheremo, no, mi mancherete veramente. Ah, allora io credo mi senti, mancherete. Che farai? Lui l'ho trovato da un paio di mesi in una radio, lavoro in una radio. Che frequenza? Un giorno sì, un giorno no. No, la frequenza della radio, devo dire io. Quando capita, via, no? Ora, senti, no. Hai sistemato la spiaggia? Sì, sistemato la spiaggia, riguarda questa primavera, diciamo, certo, ovviamente, diciamo. Siamo contenti. Sì. E riguarda questa primavera in mare, finalmente. La primavera in mare. Pesce che lavori, Carlo. Oh, Carlo! Non ci crederò. Primavera Carlo, in mare. Se io oggi sono andato a fare un tuffo sott'acqua. Sì. Tu vedessi che quest'aria di primavera mi sono tuffato, la respiravo proprio a pieni polmoni, no? Questo salmastro che mi entrava dentro, no? Dopo 10 minuti ho pensato, sarà meglio chiudere la bocca. L'ho pensato, ma dopo 10 minuti. No? Che respiravi soltanto? Carlo, questo. Aspetta un minuto. Allora. C'era questa atmosfera, gli alberi, ma hanno cane erano pieni di frutti di mare, proprio, sai? Tu vedessi poi che lavori, poi spuntano gli amori, no? Gli amori sott'acqua? Gli amori sott'acqua, per cioè, esempio. Tra pesci? Sta pesci, il Melluzzo ieri ha preso un colpo di fulmine e abbiamo la torpedine. Che poco ha avuto, è senti, stato male. Il pesce gatto, per esempio, tu che sai. Pesce gatto un amore? Tu te che sei tutto, ma è andagani! Pesce gatto un amore fa un casino, miau, 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 per esempio. Sembra un bambino, no? Lo senti, wow, no? Senti, invece... non so, sempre in amore, dunque, il pesce cane? Ma il pesce cane è quello gira a tribolare, diciamo, un pochino. Perché? Perché tutte le volte si accoppino, per staccargli si deve tirare una cosa d'acqua calda. E allora si stacchino, se no... E il pesce martello? Pesce martello, quello fa l'amore col pesce chiodo, come... No, va sempre a finire male, Perché? Il pesce martello lo pianta sempre. Va sempre a finire male perché è un ragazzo bobo bravo, no? E poi lo scorpano. Lo scorpano, quello lo scorpano a Playboy, quello va con tutti, lo scorpano, ma andagani! Lo scorpano va con tutti, va con polpi, va con le griglie, col palombo. Sì, è che è un orgia. No, è un cacciucco. Ma poi sentivo parlare, no? Sì, il cacciucco. Sentivo parlare. Ma vedessi, Carlo, insomma, sotto era bellissimo. Sotto questa primavera a mare, tutte le rondini che volavano, ma sì, cara. Ora le rondini svolazzavano sott'acqua. Sì, infatti hanno affogate tutte, ma insomma è... bello, l'atmosfera era bella, no? Comunque, bella. Quando finisce una edizione di Aria Fresca, per Mario finisce un po' anche un'estate. Sì, vero? Finisce un po' l'estate. E allora quando finisce un'estate? Allora io gli volevo lasciare un pensierino determinato a questi, diciamo, determinatamente ragazzi. E allora creiamo l'atmosfera giusta perché Mario ci regala una ciliegina meravigliosa. E visto che finisce qui questa mia estate, diamoci un taglio e da domani è già l'inverno. Basta sorrisi, basta spiagge, basta risate, voglio la pioggia e con il vento è già l'inferno. Voglio scordarmi questi calzoni bianchi corti, la pelle tinta d'ore stese sotto il sole, levarmi dalla destra pensieri storti, frutto di bagni nudi, la notte arrivo al mare.
Voglio tagliare corto poi su questi casini d'amori finti, amori rotti, da commedia, sul primo approccio a seno nudo sui pattini e vestiti gettati in fretta su una sedia. E che vuol dire poi questa storia che d'estate si deve essere più liberi e spensierati? Solo perché hanno più lunghe le giornate e c'è più tempo per sentirsi innamorati, no? In fondo queste vacanze hanno una truffa. Te ti innamori di una donna e che succede? Gli dici frasi dolci, calde e questa sbuffa. Ti molla poi quando comincia a starci bene. Ma adesso, caro mio, lo sai che faccio? Mi piglio un po' di sabbia di questo mare. Mi metto un po' di sole sotto ghiaccio per quando ho tanto freddo dentro al cuore. E se mi vuoi trovare, bella mia, aspetta che ritorni un altro anno. Se non è cambiata questa mania, quelli che hanno andati torneranno. Il grande Mario! Grande Mario, grande, grande, grande. Mario! 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 Dov'è Mario? Mario! Vai, vai! Dai! Mario! Calimero! Mario! Allora, vi dicevo che ci sono, voi state tutti fermi qua, che vi faccio vedere un dietro le quinte di Aria Fresca. Vi ho detto che ci sono tanti protagonisti che lavorano, li voglio ringraziare tutti. E allora, sbucherò di qua, zac, vediamo se... Eccomi qua, perfetto, vedete? Qua il nostro Cavalca, il nostro Leonardo, tutti i ragazzi che si stanno preparando. Il dietro le quinte di Aria Fresca, questo è il camerino dove Mina si vestiva. Il nostro Pierpaolo, eccolo là, i nostri truccatori, acconciatori, eccetera. Il furgone della nostra regia, grande Ugo, devo andare di qua... Eccoci qua, perfetto, e questa è la regia, con i mitici, eccoli qua, Andrea Biagini da questa parte e Leonardo Scucchi dall'altra, vediamo se riusciamo, ecco qua, Leonardo Scucchi e Andrea Biagini, un applauso vi arriva da dentro la bussola, sono i nostri fedelissimi e meravigliosi registi, allora, che facciamo, anche a tutti gli altri collaboratori, Fabio, là, tutti gli altri, grazie, grazie a tutti, di cuore, dobbiamo dare la linea alla pubblicità, che faccio, quale devo premere, posso farlo io? Allora, questo fra un attimo, 3, 2, 1, pubblicità, tra un istante ancora qua, vediamo. Vai, ecco, ce l'ho fatta, fortissimo. Che puntata, è l'ultima puntata dell'Aria Fresca, l'ultimo segmento, quello che ci porterà direttamente alla parola fine, ma ancora abbiamo alcuni momenti da trascorrere insieme. Aria Fresca ha rappresentato questa ventata nel panorama televisivo nazionale, ma niente, niente abbiamo dimenticato di ciò che è stato nel passato, degli anni d'oro di Mamma Rai e degli anni meravigliosi che la Rai ci ha dato e quelli magari anche che Canale 5 ci ha dato. Insomma, abbiamo voluto anche ripercorrere la storia della TV, l'abbiamo fatto con Emanuela Aureli. Emanuela, allora, per ripercorrere rapidamente un personaggio che è passato sì dalla Rai e poi è andato anche a TMC ed è ancora sul suo tappeto volante, chi è? Bah, che bello, gentili amici, un cordiale saluto dal vostro Luciano Rispoli. Bah, come siete gentili, affettuosi, bah, che bel pugno. Benvenuti a questo nuovo programma Aria Fresca, un programma così carino, bello, simpatico, asmatico, un programma insomma che inizia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water, gentili amici, va che bravo, va che bravo. Ed ora volevo presentare proprio un personaggio che ha l'occhio di lince e la lingua di serpente, gentili amici, e un cognome Grillo. Ma cosa fai? Ma cosa fai, Rispoli? Mi sembri Noè che fa l'appello ai passeggeri dell'arca prima di partire! Ma grazie, porca miseria! Vi volevo presentare adesso un personaggio, la nuova canzone di Albano del Festival di Sanremo. E la mia vita, Albano! E già anche la mia!
ci ho fatto per pregare. Forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e tira dentro tanto vento e lascia tanta povertà. C'è un personaggio che molte volte ha cercato di convincermi a prendere un certo cantante. Ora, in quest'ultima puntata, io non potevo che invitarlo nella nostra trasmissione e dare un giusto spazio al grande Tony Corallo! Buonasera! Buonasera, Tony! Quanta gente! C'è un comizio? No, no, c'è aria fresca. Ah, è bellissimo. Signor Nando, come sta? Ah, benissimo, signor Nando. Vero ah. Che ha fatto soldi, ha comprato anche il cellulare. Sì, non... pensa che il primo modello l'ho comprato nel Burundi. Non c'è nessuno in Italia che ha un telefono come il mio. Ok. Allora, ci canti il suo ultimo successo. Sì. Bellissimo, splendido. Vada. Yes. Si chiama? No, si chiama Ridammi lo Scuba. Maligno! Tacca! Ti ho chiamata mille volte al cellulare, ti volevo solo dire di tornare, ma ad un tratto Telecom mi ha detto l'utente chiamato potrebbe avere il cellulare spento. Ridammi lo scuba che ti ho regalato per l'amore inquinato che tu hai dato a me. Rivoglio lo swatch, 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 rivoglio lo swatch, 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 come pegno d'amore. Complimenti, complimenti. Yes. È il suo nuovo hit single? Sì, infatti adesso la mia casa nuova discografica ha cambiato adesso. Come, qual è adesso? Lavoro con la voce del pastore e mi dà molte soddisfazioni. Allora, ma non ci può lasciare prima di averci fatto ascoltare il suo grande successo. Yes! Lauretta mia! Yes. Mi concentro. Scusate, mi concentro. Lauretta mia, bimba dorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in lambretta, che questa sera ti voglio baciare. Tutti insieme, together! Lauretta mia, bimba dorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in lambretta, che questa sera ti voglio baciare. Papà, grande! Tony Corallo! Yes, yes! Al telefono! Yes. Telefono? Sì, c'è il telefono. Pronto? Che? Pronto, pronto! Che fa? Non sento la linea, ciapa è linea, dove è la linea? Dove? Pronto, pronto! Uè, signor Nando! Non lo sento io. Pronto? Pronto! Signor Nando! Allora, io volevo dire, se tu la fa finita e fammi fare delle figuracce! No, ma
Oh, che è possibile? Mi scusi se mi sono permesso, signor Nando. Ma te devi venire solo quando ti ci porto io nei posti. Tu mi fa fare brutte figure. Passami caldo un minutino. Va bene, mi scusi. Passami un minuto. Signor Nando. Signor Nando, dov'è? Buonasera. Buonasera, sono qui con la Roberta. E sono con la Roberta. Senta. Ogni tanto gli può fare anche altre cose, via! Ma è vero che in giro per il mondo in tournée con la Cometa? Sì, sono con la Cometa, al Clovis, quella lì, come si chiama? Sì, va bene. Sì. Sono rimasta attaccata al guinzaglio e la porto in giro. Signor Nando, sa cosa le dico? Glielo anzi, io a lei! Cosa? No, glielo, di, glielo diciamo bene, noi a lei! Vai! Signor Nando! Grazie, arrivederci! Yes, yes! Arrivederci! Tony Corallo! Buona Pasqua! Grazie! Allora, vi dico qualche data che ci riguarda come aria fresca. Giovedì 11 aprile al Teatro Colosseo di Torino. Lunedì 15 aprile una grande festa a Sash per l'inaugurazione del negozio, per il disco che è che sta andando molto bene. Insomma, una grande festa all'Alfeus a Roma. Lunedì 22 aprile al Teatro Turismo di Riccione con aria fresca e poi invece delle date che riguardano Giorgio Panariello. Giorgio sarà il 13 aprile al Teatro Toniolo di Mestre, il 19 aprile al Teatro Civico di La Spezia, il 23 aprile al Teatro Olimpico di Roma, e seguiteci ancora perché poi vi daremo tutte le date di Giorgio, che toccherà anche Bologna al Teatro Medica, non dimenticate. Voglio salutare questi due signori qua, un grande applauso. Il primo è per il cavalier Fernando Capecchi, eccolo là. E l'altro è per il patron della bussola, che ha sempre creduto in aria fresca, il commendator Gherardo Guidi. Grazie commendatore. Due uomini che sin dalle origini hanno creduto in noi e in aria fresca. Ah, è il momento dei tipini, 1, 2, 3. Bene, allora prendiamo subito i tipini. Venga, velocissimo, vada là. E poi, no, una femminuccia ho bisogno. Lei, vieni, velocissimo, dai. Su, che abbiamo poco tempo. Venga. Applauso. Voilà. Allora, il tuo nome? Virgilio. Virgilio, oi là, sarò il tuo Dante, dove mi porti? Complimenti per il look. Sara. Ecco. Complimenti. Senti, cosa sai fare nella tua vita? Niente. Niente, tu? Niente. Perfetto, allora vediamo se viene una la disciplina. Cosa fai nella vita tu? Un negozio, perché non se lo ricorda bene. Un negozio. E tu invece? Io cosa faccio? Cosa fai? Io lavoro per un fotografo. Bene, quindi scatti foto, perfetto. Allora, attori, velocissimi gli attori, siete pronti? Allora, facciamo una prova diversa dal solito come attori. Io vi dirò alcuni personaggi di aria fresca, voi li dovrete imitare, quindi più che attori, imitatori, va bene? Allora, andiamo con Katia. Dai. Pronto? Merigo. Non sono preparato. Come non sei preparato? Poi stupido. Va bene. A lei facciamo fare Lello Splendor. Dai. Che foto. Dai, mezzo a voi, dai. Mezzo a voi. Lei? Invece farà Achille è facile, eh? Achille, quello che vuole la menzione degli animalini, forte. Si fa uno spiazzo. Sì, ma se lo fa con la voce normale tua, dai, devi farlo. Dai, ce la puoi fare. Amici, 1, 2. Sì, vabbè. Chiudiamo con lei, che ci dovrà fare uno dei fratelli Atto. Bravo, ragazzo. Brava, la vado sufficientemente bene. Vuoi chiudere te? No, Mario, no. Guarda, scusate. No, non lo tirare in dentro. Mi ricorda Mario il bagnino e farà Mario il bagnino. Una determinazione nel braccio. Determinazione. Vabbè. Bravi tutti e due. I nostri divini Sash. Allora, ci sono anche. Dai.
Va bene, venite qua, venite su, venite su, venite su voi. Guardate che meraviglia. Venite, venite. Loro che hanno già. Dove vai? Che devi prendere i premi Sash, perché Sash è moda di essere, Sash ti offre. Guardate che meraviglia. Invece che lo zainetto di aria fresca, questa settimana la borsa di aria fresca. Ricordate che tutti i prodotti aria fresca, le magliette, i cappellini, l'orologio che sta per arrivare, li trovate nei punti vendita Sash di tutta Italia. Se non li trovate, oppure se nella vostra città ancora non c'è il punto vendita Sash, telefonate allo 055 88 25 640, che stiamo preparando un catalogo tutto per voi. La maglietta di aria fresca, il cappellino e soprattutto tante magliette, la maglietta di Mario, di Simone, di Lello Splendor, le magliette come sarò da Morsi, lui che subito se l'è messo addosso. Insomma, ancora una volta dimostriamo che Sash è moda di essere e da sempre Sash è con aria fresca. Grazie! Complimenti, 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 grazie. Tra i tanti ringraziamenti ho salutato il commendatore Gerardo Guidi, ma approfitto anche per salutare tutto e ringraziare tutto il personale della Bussola in questa che è l'ultima puntata d'aria fresca. Non possiamo anche dimenticare gli amici di Video Music, Claudia Marchetti, Nick, Giancarlo, Lando e tutti gli altri che ci hanno veramente dato un supporto determinante nelle 16 puntate andate in onda su Video Music. E poi ancora gli amici della Vega Star con il grande progetto Comicità, Ugo, Gabriella, Roberta, Gerry, Fernando e tutti gli altri. La regia di Scucchi e Biagini e poi David Lubrano e Marco Citi che ci hanno dato una grande mano nella stesura dei testi. Stasera vediamo chi di voi e chi di noi vogliamo risparmiare. Nessuno, ma soprattutto ci chiediamo ancora una volta, chi salva Salvadori? Buonasera, un problema che mi è sempre assillato è stato quello dei fumetti. Ora io mi chiedo, Topolino, Minnie è in casa, passa un topo, ah, un topo, oh! E tu sei un topo anche te, eh? Tu sarai femminile, è una cosa un pochino migliore, ma tu sei un topo lo stesso. Arriva Topolino, ti preoccupare, ci penso io, e lo schiaccia. Ma che sei scemo? Ma chi ti ha detto di fare queste cose? Paperino? Paperino, tutti dopo Paperino, qua, tutti a tavola. Che si mangia oggi? Pollo arrosto? Oh, tu sei un'anatra, eh? E domani anatra arrosto? Allora tu sei anche cannibale, oltretutto. Tex Willer. Tex Willer! Io ho letto 250 fumetti di Tex Willer. Cammina nel deserto oppure sul cavallo un caldo micidiale, lui non gliene frega niente perché è What's America, con una sigaretta che gli pende dalle labbra a vita, accesa, non gli si spenge mai, continua a camminare, vede due che litigano, prende e gli spara, nessuno gli fa nulla perché lui è per la giustizia. Gli fanno un agguato, 350 persone, spara per 20 pagine, ricaricasse mai una volta la pistola! Dove le trovi le pallottole? Dimmelo! Non fa niente dalla mattina alla sera, è sempre pieno di soldi. Quanto è? $1,000? Pa! Ma come $1,000? Me ne frega niente a me, c'ho soldi io. Aquila della notte. È come di falena di giorno. Cioè, che discorsi fai, Aquila della notte? È Diabolic. No, anzi, finiamo su Tex. Gli fanno un agguato, 30 persone gli sparano col fucile. Dove lo chiappano? Qui di striscio. Un branco di imbecilli che sparano, lo chiappano qui di striscio, gli bucano il cappello, che dopo tre pagine ce lo riannovo perché esce lo sponsor e gli fa via, oh, non le sta bene, rimettiti il cappello nuovo già. Ma roba da pazzi, è Diabolic. Diabolic gira per Cerville, Creville, non so come si chiami, Creville, la moglie Eva Kant, il commissario Ginko, chiamati Remo come tutti, e chiama Ginko. Ruba, io gli ultimi giornini che ho letto avrà rubato 700 miliardi. Via, poi regolati. Poi basta, vai a mamma e anche te a non ci stressare più. E voglio dire, vanno tutti là, baci anche te. E se accendi la televisione è peggio, perché c'è Kaori. Arriva uno con un cane così. Suoni il campanello, apre Caoli. Ah, oh, ciao! Ah, sì, sono venuto a portarti i libri. No, rimani a mangiare. No, c'ho da fare. No, rimani a mangiare. No, veramente, c'ho da fare. Poi c'ho il cane. Ah, rimani a mangiare. No, c'ho da fare. Ma c'è Philadelphia Lights. Allora rimango, sì, va! Io senza Philadelphia Lights muoio. Ma coltello da me solo se tu me lo dai. Ma scherziamo. Rimane, no, fermi. Rimane a mangiare. Rimane a mangiare Philadelphia Lights. Dopo un'ora sente suonare il campanello e lui... Mi sono scordato il cane. Neanche tu ci avessi un chihuahua. Tu c'ha un cane peso 85 kg, pagato il divieto di sosta come multa, e lui se ne scorda. Tomba, qualche settimana fa,
ha picchiato un fotografo. Tomba guadagna qualche miliardo come sportivo, qualche miliardo dallo sponsor. Prendeva lo stipendio dei carabinieri, ha preso lo sborso dei carabinieri. La Schiffer tutti, ah, come sei bello. La Colombari l'ha tubato fino a ieri l'altro. La Crawford gli ha detto, insegnami a sciare, e lui picchi un fotografo perché è stressato? Io non mi considera nessuno. Non piglio miliardi da nessuna parte, mi pagano poco. Le donne mi considerano bellino, sì, via, vai. I carabinieri al massimo mi fanno la multa, che dovrei fare io? Chi dovrei picchiare? No, ditemelo voi, chi dovrei picchiare? No, ditemi chi dovrei picchiare! Ditemi io chi devo picchiare! Io un'idea ce l'avrei. Non contare su di me, sono già nero. E allora ditemelo, ce l'avete a me! Ditemelo! Visto? Una volta ogni tanto sto fatto del Calimero mi è servito a qualcosa. Voi sapete che di settimana in settimana dentro Aria Fresca abbiamo stilato la classifica del frutto amaro. A chi assegnare il frutto amaro? La scorsa settimana abbiamo avuto la classifica finale vinta da Bettino Craxi, per cui i nostri amici hanno voglia di consegnare il frutto amaro a Bettino Craxi. Bene, tante interviste lungo e largo per l'Italia nel nostro Walter Santillo, ogni promessa è debito, abbiamo mandato il nostro Walter Santillo ad Hammamet per consegnare la statuetta, il frutto amaro, a Bettino Craxi. Ce l'avrà fatta? Non ce l'avrà fatta? State a vedere, guardiamo insieme. Amici di Aria Fresca, il vostro Walter Santillo che insieme al prode Leonardo Scucchi si è recato in Tunisia per consegnare il frutto amaro a Bettino Craxi. Ci riusciremo? Boh, staremo a vedere, va! Ma a momento è bella se bombo, se tre bombe. C'è Craxi. Bravo. Oh, e come potete vedere siamo realmente ad Hammamet. Ragazzi, qui c'è un fatto. Io ho provato a chiedere dove si nasconde il nostro uomo, dove vive, però tutti non ne vogliono parlare, anche i tassisti, anche dopo una grande mancia. Niente, stanno zitti, hanno come paura. Tu sai dov'è casa di Che Bettino? Bettino. Non lo so. Non sai neanche la zona? Esatto. Non lo so. Ma di qui, di qua, dimmi solo direzione. Non lo so. Non vuoi parlare? Sì. Perché? Non, così. Voglio sapere dov'è la villa di Craxi. Allora, lontano. Guarda, hanno cambiato subito. No, ti giuro. Montagna. 3 chilometri da montagna. Non posso. Lo diamo a lui, capito? No, non posso passare, c'è il caso. Polizia. L'armi. Ma la zona, come si chiama? La zona? Il nome di paese. Paese? Vivo. Fawara. Ecco, da lì praticamente, dietro quei fichi d'India, quei cactus, inizia il terreno di proprietà del nostro uomo. In fondo a questa strada c'è l'abitazione del nostro uomo. Ci hanno vivamente sconsigliato di andare oltre e ci hanno già fermato. Realmente oltre non possiamo andare. Speriamo di essere fortunati e di incontrarlo da qualche altra parte. Oh! Da altre indicazioni ricevute ci sembra di aver capito e scoperto dov'è la spiaggia, dove potrebbe essere in questo momento. Solo che con i motorini non ci possiamo arrivare e allora decidiamo di noleggiare dei cavalli. Ah, a proposito, ho tirato fuori $100 di tasca mia per il noleggio, eh. E
A Drua o a Gush? No, a Gush ni a Drua. Just pretty la plage. On the beach. On the beach. On the beach. Ma... 3 chilometri. Leonardo, guarda, lo vedi? Io a questo punto andrei. No, no, se le camere è meglio qua. Vai, vai. E vado da me? Sì. Walter Santillo! Walter! Complimenti, complimenti. Grazie. Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta, io vorrei ringraziare Leonardo Scucchi che mi ha seguito in questa avventura che infatti in... lui è rimasta dietro la duna, sì, ed è andato via molto prima, lui è stato poi 6 ore al commissariato per spiegare. Sì, infatti sto studiando l'arabo, vedi, mi sono già comprato questo perché per tornare è stata, insomma, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto un bel colpo di fortuna e... Sì. E bravi, bravi, bravo, bravi, devo bravi, dire, bravi. Walter Santillo ha consegnato il frutto amaro. Bravo, bravo. Adesso... Dobbiamo anche dire che le condizioni di salute di Craxi non sono delle migliori, no, per cui comunque, in ogni caso, di fronte alle persone che non stanno bene, non ci siamo sentiti andare oltre o di scherzare. No, oltre. Comunque noi abbiamo consegnato e siamo venuti. No, no, io non sono andato oltre anche perché c'era 10 guardie del corpo. Va bene, cioè... comunque. L'applauso a Walter che... e a comunque a chi non sta bene. Allora, vado. Grazie, grazie, ci vediamo dopo. Walter Santillo! L'ultimo saluto che voglio fare, ci avete fatto caso, non ho invitato, non ho letto molti fax, anche se vi invito ancora, anche durante la nostra assenza, a scriverci 055 41 41 00, il numero del nostro fax, scriveteci ad Aria Fresca, via Tornabuon 17 50 123 Firenze, oppure la nostra email di internet. Ma c'è un fax che devo citare, perché c'è un giocatore, anzi il capitano della squadra dei Medici di Prato, che è stato espulso dal campo per aver detto all'arbitro l'epiteto "Oh, stupido!" E praticamente è stato buttato fuori dal campo. Questa è troppo bella, la dovevamo dire. Allora, il disco, votate, ma soprattutto a questo punto io non posso far altro che chiamare i protagonisti di Aria Fresca che sono stati vostri beniamini sin dalla prima edizione. Katia Beni, Emanuele Aureli, Lucio Caizzi, Graziano Salvadori, Nicky Giustini, Giorgio Panariello. Eccoli qua. Poi, fermi, eccoli. Poi coloro che si sono aggiunti strada facendo, ovvero Battaglia e Miseferi, Cristiano Militello, Walter Santillo, Gaetano Gennai, Lucio Gardin, Sergio Ricci, Due Mendi. I nostri modelli e le nostre modelle Sash, i tipini e le tipine Sash. Eccoli là. E poi ancora gli acconciatori e truccatori. Dicla per Armadia Studio, Alvaro Imola, Claudio Online, Manuela Pucci, grazie di tutto cuore. Ecco, fate un passo avanti voi così possiamo vedere anche tutti i collaboratori preziosissimi. Ma soprattutto Giorgio e tutti voi, in questo grande caos finale il ringraziamento è per voi che ci avete seguito da casa, è per voi che siete venuti qui alla Bussola, che ci avete dato quella marcia in più che Aria Fresca ha avuto. Grazie, a presto!
hanno un inizio e una fine. Aria Fresca ha avuto un inizio, ma avrà anche una fine. Un'altra cosa, questo è il gran finale delle puntate dal vivo dalla bussola, ma la prossima settimana saremo ancora con voi per The Best Of, il meglio di. Ciao! Proviamo a girare la ruota. Sorridi, se su scherzi a parte. Raffaella, accidentate. Consigli per gli acquisti. Tutto uguale. In collaborazione con Graphic Design.